Noi li avremmo già rottamati. Ci fosse Agnelli qua, avrebbe già rottamato tutto. Queste sono macchine che hanno almeno 70 anni, 80. Non avete buttato via niente qua. Io vi capisco, perché anche noi a Genova non buttiamo via niente. E allora una macchina può andare avanti 70 anni, fare la sua corrente, dare i suoi watt. Un pensionato invece di metterlo su una panchina o buttarlo via può lavorare come Kaiser, che lavora 35 ore al giorno. La moglie è scappata, i figli non ne possono più, però lui si sente utile perché produce l'energia, la grande energia del futuro con queste macchine qua. Lui produce 1 milione di kilowatt all'anno, ne usa 300 per lui e 700 li rivende. Compra e vende energia questo ometto. È uno spacciatore di baffi. Chenau, una cittadina della foresta nera dall'apparenza tranquilla, meta di turisti di mezza età in cerca di pace e natura. In realtà Chenau è un fervente laboratorio di democrazia energetica e c'è festa in questi giorni. Beppe Grillo, che 3 anni fa nel suo spettacolo aveva pubblicizzato l'esempio di Chenau, è l'ospite d'onore della festa e terrà a battesimo l'autogestione energetica della cittadina tedesca, diventata realtà dopo oltre 10 anni di lotta. Dopo Chernobyl, un gruppo di abitanti decise di impegnarsi per un futuro senza nucleare, facendo seguire alle parole i fatti. Negli anni ha preso forma un'iniziativa energetica basata su un progetto preciso di liberalizzazione dal basso del mercato energetico. I privati si sono dati i mezzi con una efficacissima campagna di sottoscrizione dal titolo Sono un disturbo elettrico e con l'intervento decisivo di una banca alternativa, la Gemeinschaftsbank, per riscattare al grande monopolista privato la rete elettrica comunale. Hanno inoltre fondato una nuova azienda che compra e distribuisce l'energia elettrica prodotta a Chenau dai singoli cittadini, secondo criteri di efficienza ecologica. Riuscire a creare il consenso attorno a un progetto tanto innovativo ha richiesto un intenso impegno civile, perché in Germania, come in Svizzera, la legislazione energetica favorisce i grossi produttori che hanno grande peso politico. Sugli irriducibili di Chenau si è però concentrata l'attenzione e la solidarietà attiva di tutto il paese e sono decine i comuni tedeschi che cercano di intraprendere iniziative simili. Siamo qui dove vive quello che ha iniziato tutto questo casino, che non ci pensava nessuno, questa ridente cittadina, di farsi l'energia. Dopo Chernobyl sua moglie ha detto: io non voglio più far crescere i miei figli con l'energia nucleare. Allora vediamo Schleideck, che fa il medico, con che energia si alimenta in casa sua. Venite. Ciao. No. Mike, fammi vedere questo benedetto cogeneratore che fa elettricità e calore. Dai, fammelo vedere. È questo. Questo è il cogeneratore. Vuoi dirmi che tu ti fai il calore per l'acqua calda che sta qua dentro, l'acqua calda, e l'elettricità con un motorino. Cos'è? Un motorino di una macchina normale, questo motorino fa elettricità e calore. Cacchio, è una cosa fatta 50 anni fa. Non è una roba, il futuro l'hanno già inventato 50 anni fa. Lo faceva persino la FIA. Il Totti, devono averlo ucciso l'ingegnere che ha inventato il Totti. Perché questo funziona e lo fa funzionare un medico, non un ingegnere, un dottore. E poi la cosa straordinaria, secondo me, è proprio vedere il futuro in questo pannello. La legge della domanda e dell'offerta. Di qua abbiamo il contatore dove devi pagare, quello che abbiamo anche noi qui, devi pagare e qui devi ricevere. Perché lui, il nostro medico di Chenau, l'elettricità che non usa se la vende, e la vende a un altro come lui, a un cittadino, libero commercio di una merce normalissima che è l'energia. Wenn man in dem Geldbereich
Se nel campo del denaro si vogliono sviluppare alternative, occorre una banca, perché è questo lo strumento per lavorare con il denaro. Analogamente, per realizzare qualcosa di diverso nel campo dell'energia, lo strumento è la rete elettrica, perché è la rete elettrica che permette di costruire il mercato e di fare investimenti. È per questo che, come banchiere, l'iniziativa di Schönau mi ha interessato non solo per la sua componente ecologica, ma anche perché lo strumento della rete elettrica è direttamente comparabile con lo strumento della banca. E questo mi ha convinto fin dal principio. Schönau è un segno concreto, un esempio vivente di società civile. Wie sei Zahn der Kronze bekünden bei Zahner, in der Weine konnte schon mein Wert, ich bin Storfel, und es geht Zahner Wort again, geht ganz aus der Rippe ganz Wort Zahn. Wie sei, kann haben Sie für eine Glasse, bitte Zucker. I cavi. Di cavi. Dipendiamo. Wir hängen davon ab. Due cavi. Von zwei Kabeln. Due. Zwei. Eins. Prendi, tira, tieni in tensione, tira. Ziehen, zieh. Cavo dell'energia. Energiekabel. Cavo dell'informazione. Kabel der Information. Informationen. Informazione. Energia. Energie. I due fili che comandano il mondo. Chi avrà la proprietà di questi due fili avrà il mondo! Eccole! Le briglie del potere! Das sind die Zügel der Macht! E voi i cavalli! Queste sono le briglie. Perché i due più grossi produttori di energia nucleare del mondo... Die zwei größte Atomenergieunternehmen der Welt, la Westinghouse e General Electric, ah, è uguale, sono i più grossi produttori di energia nucleare del mondo, ma hanno anche le due televisioni più potenti del mondo. Aber die besitzen auch die zwei mächtigsten Fernsehkanäle der Welt. Allora bisogna tagliare. Man muss schneiden. L'energia ce la facciamo come Schladek. Die Energie machen wir selber, wie Herr Schladek. Cogenerazione. Allora chiamo qua Schlader. Ich rufe il Schladek. Medico pazzo dice. Vieni qua Schlader. Mi ha impressionato per la grandezza. La grandezza del dell'uomo, le scarpe, Schuhe hat. Con lui vorrei inaugurare la nuova energia di Schönau che possa espandersi in tutto il mondo, tirando questa simbolica leva con lui spegneremo. Wir werden das Licht ausschalten. L'energia atomica. Wir werden Atomstrom ausschalten. Klar! E accenderemo quella di Schönau. Schönau Energie einschalten. Grazie. Ciao, grazie. I don't speak. Ciao, grazie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey. Schönau è un fantastico esempio di articolazione democratica per realizzare una politica alternativa dell'energia. Credo che sia questo il futuro. Per decentralizzare l'offerta di energie ambientalmente compatibili, occorre che anche le strutture di produzione energetica siano decentralizzate.
Realizzare ovunque la decentralizzazione energetica scelta da Schnau non è un problema tecnico, dipende solo dalla legislazione sull'energia. Per lungo tempo l'aumento del volume di beni e di servizi e la crescita della qualità della vita hanno camminato parallelamente. Non è più il caso oggi. In molti paesi industrializzati lo sviluppo del prodotto nazionale lordo non corrisponde più a un aumento del benessere della popolazione. Per l'orientamento unilaterale dell'economia e della politica alla crescita, alla globalizzazione e all'accelerazione, paghiamo un prezzo che va dal degrado ambientale alle malattie di ogni tipo, dalla disgregazione sociale al vuoto di senso, all'aumento della violenza. Non sono solo le risorse naturali che vengono erose, ma anche quelle sociali. Nel cuore industriale della Germania, Wuppertal, da 100 anni una monorotaia garantisce i trasporti pubblici della città. Silenziosa, efficiente, veloce, sorvola gli ingorghi stradali ed è un perfetto esempio di sfruttamento della cosiddetta energia grigia, l'utilizzazione cioè di quanto già esiste mantenendolo efficiente. Una preesistenza storica in sintonia con le proposte dell'Istituto di Wuppertal per il clima, l'ambiente e l'energia. Nel 1995 l'Istituto ha pubblicato uno studio che sta avendo in Germania un forte impatto politico e sociale. Edito in Italia con il titolo Futuro Sostenibile, funde il rigore scientifico con l'ispirazione etica, proponendo obiettivi e percorsi per una riconversione ecologica nei paesi industrializzati. In unserem Buch über ein zukunftsfähiges Deutschland, Futuro Sostenibile, nel nostro libro Futuro Sostenibile abbiamo posto anche il problema della equità internazionale. Così constatiamo che noi europei, rispetto agli africani o agli indiani, consumiamo troppo. Dobbiamo quindi imparare una specie di nuova sobrietà. Inoltre occorre definire che cosa si intende per efficienza. Se per esempio si esprime l'efficienza solo in termini di litri di benzina per chilometro, ci accorgiamo che i paesi più efficienti hanno contemporaneamente i più alti consumi assoluti, semplicemente perché hanno molte più automobili. Con un altro criterio si può invece definire l'efficienza come il numero di destinazioni che ogni giorno devono essere raggiunte da ogni persona diviso per il corrispondente consumo di energia. Ci accorgiamo allora che calcolando pro capite gli indiani o i cinesi sono più efficienti degli americani o degli europei. Noi consumiamo una quantità incredibile di tempo e di risorse per raggiungere ogni tipo di destinazione. Molti dei cosiddetti paesi in via di sviluppo hanno un consumo materiale pro capite molto inferiore al nostro. Il loro attuale modello di sviluppo tende idealmente a portarli al nostro livello. Sappiamo però che per ragioni ecologiche paesi come la Cina o l'India non potranno raggiungere i nostri livelli di consumo senza danneggiare gravemente l'ecosfera. Per questo è fondamentale che le nazioni ricche dell'Occidente abbiano il coraggio di adottare, soprattutto in casa loro, un nuovo modello di sviluppo che impieghi molto meno risorse. Solo quando il Nord riuscirà a svilupparsi secondo criteri ecologici potrà diventare un modello e offrire soluzioni ai paesi del Sud che non sono disposti a rinunciare alla corsa al benessere che noi abbiamo innescato. Tocca a noi dimostrare che si può creare benessere, addirittura maggior benessere, con molto meno risorse. Per questo siamo noi i veri paesi in via di sviluppo. Questo modello, realizzato dal Deutsches Klimarechnungszentrum, mostra l'aumento nel corso degli ultimi 70 anni della concentrazione nell'atmosfera degli aerosol derivanti dalle emissioni di ossido di zolfo. È evidente come la maggior concentrazione corrisponda alle nazioni più industrializzate. Fino ad oggi i paesi più popolosi erano responsabili di una parte minima dell'inquinamento atmosferico. In futuro però, se non si cambia modello di sviluppo, proprio da loro verranno i maggiori pericoli per l'ecosistema mondiale. Un'evidenza che si scontra però con l'inerzia del sistema politico-economico e con il dominio dell'economia sulla politica. Harmut Grassel, direttore del programma per il clima mondiale, è uno dei responsabili della crescente presa di coscienza del superamento dei limiti ecologici. Seit etwa einem Jahr
Se l'uomo stia influenzando il clima globale, è una domanda a cui circa un anno fa gli scienziati hanno dato una risposta a tutti i governi. Gli scienziati hanno detto che nelle osservazioni meteorologiche già ora sono riconoscibili le impronte digitali dell'uomo. Hanno però anche detto che sappiamo solo di avere un'influenza sul clima, ma che non possiamo dire se il riscaldamento che osserviamo sia causato completamente dall'uomo oppure solo in parte. Questo modello presenta l'evoluzione della temperatura a livello mondiale negli ultimi 100 anni. Se fino agli anni 20 la leggera fluttuazione delle temperature è attribuibile a cause naturali, in seguito, l'aumento progressivo delle temperature misurate sul globo corrisponde alla vertiginosa crescita industriale del secondo dopoguerra. I valori degli anni 80 e 90 indicano un riscaldamento globale, ma anche un leggero raffreddamento sopra le nazioni più industrializzate, dovuto a una minore penetrazione dell'irraggiamento solare causato dagli aerosol, rappresentati in immagine dalla nuvola grigia. Per i prossimi 50 anni, se le emissioni continueranno ad aumentare, si prevede un forte riscaldamento globale dell'atmosfera, a cui contribuiranno in modo determinante i paesi attualmente in via di sviluppo. I gruppi che guadagnano sulla distribuzione e sulla vendita dei combustibili fossili sono numerosissimi. Per questo c'è una forte resistenza a ridurre l'emissione dei gas di serra. Questa riduzione sarebbe però necessaria per rallentare il cambiamento del clima. Fermare questo cambiamento ormai non è più possibile. Possiamo solo intervenire per rallentare il fenomeno, perché una gran parte di ciò che abbiamo emesso nell'atmosfera non è ancora visibile nei cambiamenti climatici e avrà i suoi effetti solo fra alcuni decenni. La resistenza dei maggiori paesi industrializzati, come gli Stati Uniti, a ridurre decisamente le proprie emissioni globali, oltre che inaccettabile moralmente, è incomprensibile dal punto di vista puramente economico, se si considera che gli eventi climatici estremi provocano enormi costi finanziari e sociali. Climatologi e grandi compagnie di assicurazione ritengono che la loro maggiore frequenza sia dovuta all'attività dell'uomo. Abbiamo intervistato Harmut Grassel pochi giorni prima della sua partenza per Kyoto, sede all'inizio di dicembre 97 della Conferenza Mondiale sul Clima. Ci ha detto di preferire un protocollo magro con obiettivi minimi ma precisi, piuttosto che correre il rischio di licenziare un accordo più drastico, che però sarebbe stato sottoscritto solo da pochi stati europei. È quel che è successo. Ma se il risultato della conferenza di Kyoto può apparire deludente, per Grassel è un primo importante passo verso una sempre maggiore assunzione di responsabilità da parte dei governi. Al vertice di Rio de Janeiro del 1992, quasi tutte le nazioni erano disposte, anche senza dibattito, a firmare l'accordo quadro sui cambiamenti del clima, la cosiddetta Convenzione sul clima, perché questa non implicava praticamente alcun impegno, se si esclude una raccomandazione generica ai paesi industriali di cercare di non emettere nel 2000 più di quanto emettevano nel 1990. Oggi invece, sulla base del mandato della prima conferenza degli stati firmatari del protocollo di Rio, svoltasi nella primavera del 95, oggi bisogna trattare su una vera riduzione e fissarla nel cosiddetto protocollo di Kyoto. È solo ora che esplode davvero la resistenza. È una resistenza da parte di gruppi di interesse che va dalla ricerca di scienziati che contraddicano le raccomandazioni sul clima fino alla diffusione di notizie false o agli attacchi a scienziati e governi che promuovono la protezione del clima. Eppure io credo che la maggioranza dei governi riconoscano che l'uomo sta influenzando il clima e che occorre fare qualcosa. Molto probabilmente a Kyoto verrà firmato un protocollo debole e magro. Ma è sempre così. In tutte le convenzioni si comincia con misure blande e solo più tardi, quando i governi si accorgono che gli impegni non sono poi così dolorosi, solo allora si interviene in modo più deciso.
La Smile, l'auto che consuma 3 litri di benzina per 100 km, sviluppata dalla ditta svizzera Venco, finanziata da Greenpeace, sulla base della Twingo Renault. È la lampante dimostrazione che la drastica riduzione dei consumi non si scontra con dei limiti tecnologici, bensì con i limiti di una politica energetica che tollera lo spreco. La nostra non è una nuova automobile, è solo un'auto di serie modificata. Con questo abbiamo voluto dimostrare che già oggi ognuna delle auto che sono sulle strade, ogni auto di serie, potrebbe dimezzare la sua emissione di CO2 e il suo consumo di benzina, senza rinunciare al comfort, né alla sicurezza, né alle prestazioni. Il nostro prezioso pianeta è il titolo di un supplemento della rivista Time dell'ottobre 97. La Toyota, il gigante della produzione automobilistica mondiale, ha scelto questo prestigioso spazio per lanciare, con una pubblicità di ben 22 pagine, il nuovo concetto ecologico che sovrintende ad ogni fase della sua produzione automobilistica. Ammiccano al lettore l'auto elettrica e un prototipo di auto a idrogeno che emette solo acqua, ma soprattutto un nuovo modello appena commercializzato in Giappone a un prezzo di soli $4.000 in più di una Toyota tradizionale equivalente. È la Prius. Un motore a benzina di 58 cavalli è accoppiato a un motore elettrico di 41 cavalli che trae corrente da batterie di nuovo tipo, ricaricate in frenata e in discesa. A velocità di crociera funziona solo il motore elettrico. In salita o in accelerazione entra in funzione anche il motore a scoppio. Risultato, consumi più che dimezzati ed emissioni molto inferiori rispetto a un'auto tradizionale. I problemi di oggi dipendono da due fattori. Da una parte abbiamo una bassa efficienza energetica, quindi alte perdite nelle trasformazioni di energia. Dall'altra usiamo fonti energetiche fossili e atomiche che non solo presentano grandi perdite di trasformazione, ma contemporaneamente danneggiano anche la natura, perché sono fonti intrinsecamente dannose quando vengono usate. Ne consegue obbligatoriamente che sia per lo sviluppo economico sia per quello ecologico occorre una riduzione delle perdite di trasformazione. Ciò significa che in questo caso è l'ecologia la forma di economia più efficiente e più produttiva. E contemporaneamente occorrono fonti di energia le cui inevitabili perdite di trasformazione non siano dannose. E questo è possibile solo con fonti di energia prive di emissioni, cioè con l'energia solare nelle sue varie forme. Il Sole ogni anno fornisce alla Terra 15.000 volte più energia di quanta l'umanità ne sta consumando ora. Basterebbe captare un 15.000esimo dell'energia solare irradiata sulla Terra per soddisfare l'attuale fabbisogno mondiale. L'equivalente energetico di una centrale da 1000 megawatt sono per esempio 500.000 tetti solari, oppure 2.000 generatori eolici, oppure 1.500 cogeneratori. Ma queste unità sarebbero molto disseminate. Si tratta cioè di un'altra struttura imprenditoriale. L'offerta diventa radicalmente diversa. E ciò non solo perché cambia la qualità dell'energia, ma anche perché sono diversi gli attori economici. Se è l'iniziativa politica a mettere in moto questa dinamica, allora la società finirà col recepirla e crescerà il numero dei piccoli investitori che costituiranno insieme la nuova offerta sociale di energia. Mont-Soleil, sopra Saint-Imier, Giura Bernese. Qui le Bernische Kraftwerke hanno costruito e gestiscono una grande centrale fotovoltaica sperimentale della potenza di 300 kWh. Un concetto centralistico che corrisponde alla logica di controllo monopolistico di un grande produttore e distributore di energia elettrica, in antitesi quindi con i presupposti di una maggiore democrazia energetica. Una realizzazione che ha però permesso di provare il rendimento e l'affidabilità della tecnologia fotovoltaica. A chi desidera utilizzare energia elettrica di origine non nucleare, le forze motrici bernesi garantiscono, dietro il pagamento di un supplemento di 17 centesimi per kilowattora, la fornitura di corrente proveniente dalla centrale di Mont-Soleil e dall'altra centrale, eolica questa, del vicino Mont-Crozant.
La domanda è in continuo aumento e giustifica l'impianto di un nuovo generatore eolico da 600 kW, che si affiancherà agli altri tre, le cui sagome slanciate costituiscono l'attrazione del parco turistico del Mont Crozant. L'interesse del pubblico per nuove forme di produzione e approvvigionamento energetico, malgrado i maggiori costi, è quindi vivo. Se la nostra legislazione energetica, invece di punire, premiasse economicamente la produzione decentralizzata di energia, avrebbero spazio anche in Svizzera iniziative come quelle sorte in Germania e nel nord Europa, dove analoghi generatori eolici vengono installati e gestiti da agricoltori, gruppi di cittadini, cooperative, piccoli comuni, ricorrendo all'aiuto di banche che sostengono gli investimenti etici ed ecologici. Occorre disoccupare i kilowatt, non gli uomini, afferma von Weizsäcker, ma accade che avvengano le due cose contemporaneamente. L'unione di banche svizzere che da un lato per la sua politica di concentrazione e di globalizzazione è nell'occhio del ciclone, dall'altro in modo solo apparentemente contraddittorio persegue da anni una coerente politica energetica interna. Si pensa spesso che le alternative energetiche possano essere applicate solo su piccola scala e il pregiudizio che le vede confinate in un ruolo marginale nel contesto globale dell'economia energetica è duro a morire. A Manno, il nuovo gigantesco stabile amministrativo dell'UBS, costruito con precisi obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni, dimostra che i sistemi alternativi si adattano perfettamente anche alla grande scala. Il progetto Suglio integra sistemi attivi come il fotovoltaico, i pannelli solari per la produzione di acqua calda o la centrale termica, per ora a gas in seguito a idrogeno, in un'architettura che ha fatto i conti con tutte le possibilità di risparmio energetico passivo per ridurre al minimo, ad esempio, le necessità di condizionamento dell'aria o di illuminazione dei locali. Un complesso sistema automatizzato di tende esterne e interne e di pannelli metallici che si orientano secondo la posizione del sole garantisce, ad esempio, all'interno luce diffusa. Vincitore del premio svizzero per l'energia solare e del prestigioso premio Eurosolar, lo stabile di Suglio permette una drastica riduzione dei costi e dei consumi energetici. Rispetto alla prima pianificazione convenzionale dell'89, garantisce un risparmio di energia elettrica dell'80% e di ben il 50% rispetto alla nuova normativa SIA in vigore. Per ridurre drasticamente il consumo di acqua potabile, si ricorre all'acqua piovana che dal tetto dell'edificio scende in una cisterna di 500 metri cubi e viene utilizzata per l'irrigazione del parco, per la pulizia dello stabile e per il risciacquo dei servizi igienici. L'acqua pompata dalla falda serve per il condizionamento dell'aria secondo il principio del raffreddamento per evaporazione e viene reimmessa in seguito nella falda. Rispetto al fabbisogno idrico di una costruzione tradizionale, l'obiettivo di Suglio è la riduzione del 50% del consumo di acqua potabile e del 30% della produzione di acque luride. Fortunatamente, i nuovi modi di costruire secondo criteri ecologici non sono solo appannaggio dei grandi gruppi finanziari. Anche gli enti pubblici si fanno promotori di iniziative interessanti. Il comune di Le Saint-Thier, nella Valle di Joux, confrontato con la crisi economica e industriale e con la gestione di uno dei più vasti e pregiati territori forestali della Svizzera, ha deciso, con notevole coraggio politico, di promuovere il rilancio della grande tradizione artigianale della valle con l'edificazione di un villaggio industriale utilizzando come materiale da costruzione il legno locale. Grazie alle nuove tecnologie di progettazione e di prefabbricazione di elementi portanti, pavimenti e pareti in legno, i tempi di costruzione si riducono drasticamente e il bilancio ecologico di una struttura come questa, che utilizza legno locale lavorato da segherie locali e messo in opera da imprese della zona, è molto favorevole.
Per la prima volta in Svizzera, in questo cantiere, viene utilizzato per la protezione delle pareti esterne dalle intemperie legname trattato secondo un nuovo, rivoluzionario sistema messo a punto dall'École des Mines di Saint-Étienne in Francia e che verrà in un prossimo futuro applicato industrialmente a Le Brassu dalla segheria Bernet. I coniugi Bernet, che hanno deciso di sposare economia ed ecologia, stanno specializzandosi nelle nuove tecnologie di prefabbricazione di elementi in legno per la costruzione. Il nuovo metodo di trattamento si basa su un procedimento di torrefazione del legno ad alta temperatura che ne modifica la struttura chimico-fisica, rendendolo indeformabile e impermeabile, quindi inattaccabile da batteri e muffe, oltre che molto resistente al fuoco. Contrariamente ai procedimenti ordinari, utilizzati ad esempio per i pali telefonici o per i paletti di recinzione, che impiegano sostanze chimiche dannose che sviluppano diossina nell'atmosfera quando il legno viene bruciato, questo nuovo trattamento è assolutamente ecologico e susciterà sicuramente un forte interesse, contribuendo alla durevolezza ed economicità delle costruzioni e delle serramenta in legno, come finestre e porte. Confrontata con la crisi della costruzione e con l'aumento dei costi di esbosco delle foreste indigene, l'industria del legno, grazie anche al sostegno tecnico dei politecnici e delle università, come pure di enti professionali specializzati come la Lignum Svizzera, sta sviluppando strategie nuove e interessanti, perfettamente in linea con il concetto di sviluppo sostenibile. Il legno, energia solare condensata e rinnovabile, sta vivendo un vero e proprio rinascimento come materiale da costruzione estremamente versatile e gradevole, con costi per il momento analoghi a quelli della costruzione tradizionale, ma destinati a diminuire in futuro. E le nuove possibilità costruttive non mancano di stimolare la creatività degli architetti. Losanna, una casa di 4 appartamenti costruita interamente in legno dall'architetto Patrick Vogel, del rinomato studio Atelier Cube. Vogel, che in un primo tempo aveva progettato una costruzione con materiali tradizionali, sollecitato dall'amico committente, che desiderava una casa ecologica in legno, ha accolto la sfida e le sue resistenze iniziali, tecniche e culturali, si sono a poco sciolte. La costruzione, in gran parte prefabbricata, in 3 giorni era a tetto, tra lo stupore dei vicini e dello stesso architetto, abituato ai tempi lunghi della normale crescita di un cantiere. Pareti, pavimenti, tutto è in legno, coperto con materiali minerali e pitture ecologiche. La casa, perfettamente isolata, grazie al legno, respira, garantendo un'ottima qualità di vita. Se non vivi come pensi, finirai per pensare come vivi. Ginevra, quartiere delle Grotte, a ridosso della stazione. Un quartiere storico dove convivono abitazioni popolari, artigianato e piccola industria, preservato dalla distruzione e dalla speculazione grazie anche alla tenace resistenza degli abitanti, riuniti in associazione di quartiere. Nell'ambito del rinnovamento di uno degli isolati, che prevede la creazione di appartamenti ad affitti moderati, nella corte interna, l'Atelier 89, vincitore di un concorso internazionale, ha costruito uno stabile di legno che in 8 appartamenti ospiterà 32 studenti. Un progetto ardito che, richiamandosi alla tradizione di costruire in legno gli edifici accessori all'interno delle corti urbane, mette nuovamente a confronto questo materiale caldo e naturale con il cemento e il sasso della struttura cittadina. Sono occorsi 3 mesi e solo 60.000 franchi di materiale a un gruppo di disoccupati per costruire questo enorme capannone, secondo il progetto di uno dei massimi esperti europei della costruzione in legno, il professor Natterer di Losanna.
ospita un sogno che giorno dopo giorno si sta materializzando in una splendida struttura di larice e quercia delle foreste vodesi, la Galera di Morges, una nave a remi di 60 metri del XVI secolo, costruita su piani originali da un gruppo di artigiani del legno disoccupati. Spinta dalla forza di 150 rematori, solcherà il Le Mans in occasione della prossima Fête des Vignerons del 99, per diventare poi un'attrazione turistica. Oltre ad aver dato lavoro in 4 anni a 300 persone, l'elegante galera, visitata nel 97 da 30.000 persone, creerà anche in futuro nuovi e pregiati impieghi. Le nuove tecnologie costruttive piegano il legno alle più svariate esigenze. Alice, la scuola forestale intercantonale, uno stabile di 160 metri di lunghezza su 3 piani, è la vetrina delle attuali possibilità tecniche ed estetiche della costruzione in legno. Committenti e architetti che disponevano del legname di varie specie delle foreste del Canton Berna, faggio, abete e larice, hanno voluto dimostrare che non soltanto il cuore pregiato dei tronchi, ma anche le parti considerate di scarto dal mercato, oltre a svolgere il loro compito funzionale, possono avere una dignità estetica. Con l'utilizzo di truciolato di legna come combustibile per la centrale termica dello stabile, il ciclo si chiude. È auspicabile che il carattere esemplare della scuola forestale di Lis, sia dal punto di vista ecologico che da quello economico, venga apprezzato dai giovani forestali e che spicchi di futuro sostenibile come questo possano moltiplicarsi nel nostro paese. È indubbio che sta crescendo, soprattutto in Europa, la propensione verso modi di produrre e di vivere con un minor consumo di natura e in maggiore armonia con il nostro ambiente vitale. Ci si rende conto che una maggiore efficienza energetica non basta. Anzi, spesso un suo effetto paradossale è quello di stimolare un maggior consumo assoluto di energia. Per la prima volta nella storia umana si pone la questione dei limiti volontari. Della necessità, cioè, di fissare dei limiti ad alcuni dei nostri scopi, anche se i nostri mezzi ci permetterebbero di andare oltre. E poiché siamo in una società del consumo, è proprio a livello dei consumatori che si può misurare una prima presa di coscienza di questo problema. Basilea, città simbolo della globalizzazione industriale e finanziaria, è anche sede di un'interessante iniziativa che fonde economia ed ecologia, coinvolgendo i consumatori in una piccola rivoluzione della produzione, della distribuzione e dei consumi. Il programma Natura Plan di Coop Svizzera, basato sulla produzione biologica e rispettosa della natura e degli animali, riscuote un successo crescente presso i consumatori. Rispetto ai 150 milioni di franchi di cifra d'affari nel 96, per il 98 se ne prevedono 400. Dati questi che hanno convinto anche il colosso Migros, reticente fino a 2 anni fa, a seguirne l'esempio. Per noi è molto importante non perdere di vista il principio basilare secondo cui ecologia ed economia devono essere in equilibrio. Se è solo l'economia a dominare, credo che una buona parte dei principi fondamentali della produzione biologica vada perduta. Ci stiamo impegnando molto perché questo non succeda, perché questo equilibrio venga mantenuto. Solo così la formula bio può avere successo sulla lunga distanza. Senza questo equilibrio tra ecologia ed economia, il successo della produzione biologica si sgonfierebbe molto presto e questo non sarebbe desiderabile né per noi, né per gli agricoltori, né tantomeno per i consumatori che cercano cibi sani e naturali. Dice un proverbio danese: non attraversare il fiume per fare acqua. Oggi però si attraversano persino gli oceani per fare acqua. Di questo la Nestlé si vanta a tutta pagina sui giornali. L'acqua minerale San Pellegrino viene bevuta a Santa Barbara in California. A Norimberga si fanno le salsicce con i maiali bavaresi macellati a Napoli dopo un viaggio Monaco-Lione-Susa-Torino-Napoli e ritorno. Il mondo dei consumi fa da rivelatore dei paradossi del nostro modo di concepire l'efficienza. A cosa serve rendere sempre più efficienti i mezzi se gli scopi diventano sempre più insensati? Così, accanto ai propugnatori dell'eco-efficienza, stanno facendo sentire la loro voce anche quelli dell'eco-sufficienza, un tema su cui insistono, tra l'altro, gli autori dello studio Futuro Sostenibile. Cioè, vorrei
Verona, una riunione di verifica periodica tra i responsabili dell'operazione Bilanci di Giustizia, che coinvolge 300 famiglie italiane. Partendo dalla consapevolezza che il nostro sviluppo non è più sostenibile ed è in contrasto con un dignitoso livello di vita delle popolazioni del resto del mondo, questi nuclei familiari hanno deciso di analizzare e rivedere i propri consumi, rendendoli compatibili con i propri valori etici e con un modello sostenibile di sviluppo. Ideatore e animatore di questa iniziativa, insieme all'economista Alberto Castagnola, Don Gianni Fazzini, prete operaio. Quando l'economia uccide, bisogna cambiare l'economia, afferma. Insegnanti e vedere se c'è qualche sinergia da poter mettere in atto. Io voglio una macchina che consumi un terzo di quello che... e so che è possibile farla. E so che intanto le case automobilistiche non la fanno. E quindi credo che è importante una spinta della base, una spinta della gente, dei consumatori per arrivare a ottenere queste cose che altri impediscono, altri, i petrolieri non permettono di ottenere. Però ho anche chiaro che non basta l'efficienza. Allora bisogna probabilmente invertire rotta. Invertire rotta vuol dire chiaramente mettersi in alternativa, andare contro a questa economia. Con molta tranquillità, non si tratta di fare le guerre. Questa economia ha creato una dittatura sui nostri cervelli, ha creato un dominio pesante sul nostro modo di vivere. E questo dominio è a servizio di questa sua legge. Devo produrre, devo vendere sempre di più, quindi tu compra sempre di più. Noi diciamo che invece la strada è un'altra. Obiettivo dei bilanci di giustizia è di modificare la struttura dei consumi correnti, cercando sistematicamente di spostarli verso prodotti, servizi e modi di vivere più ecologici e più solidali. Questa è la distribuzione media dei consumi di una famiglia tipo prima dell'adesione all'iniziativa dei bilanci di giustizia. Con una serie di misure che ogni gruppo familiare si impegna ad attuare, che vanno dal risparmio energetico a un uso più cosciente dell'auto e dei mezzi pubblici, a un diverso modo di alimentarsi, di vestirsi e di divertirsi, si è arrivati nel 96 a spostare in senso alternativo il 10% dei consumi diretti e a dedicare a investimenti etici un altro 10% del bilancio familiare, in totale 1 miliardo e 200 milioni di lire. Siamo convinti che nel mondo c'è una corrente fortissima di persone che ormai criticano questo consumo, questa economia. Noi dobbiamo dare forza a questa corrente, dobbiamo fare che questa corrente diventi pubblica, abbia voce, dia segni. Ecco, se noi uniremo tutte queste forze, credo che l'economia dovrà fare i conti con le 300 famiglie dei bilanci di giustizia. Wir haben ein Geld, was immer Geld verdienen will. Col denaro vogliamo guadagnare sempre più denaro, indipendentemente dall'uso che se ne fa. Così il guadagnare denaro è diventato fine a se stesso e il fine dell'economia non è la soddisfazione dei bisogni oppure la compatibilità ecologica. Questo vuol dire capovolgere il senso stesso dell'economia, perché economia significa cercare di raggiungere un determinato fine con il minimo dispendio possibile. Ma se io mi concentro solo sulla riduzione dei mezzi, perdo di vista i fini. L'economia invece ha bisogno di nuovi obiettivi da conseguire. La società ha bisogno di obiettivi ecologici, di obiettivi sociali. E questi scopi devono essere raggiunti con il minimo dispendio. Allora sì che gli scopi raggiunti diventano un guadagno. Ma il guadagno non può essere lo scopo. Efficienza o sufficienza? I due approcci sono indispensabili e complementari quanto i due remi di una barca. Remando solo da una parte, si finirebbe per girare in tondo sul posto. Se resta sempre molta incertezza sui fini e sui mezzi ottimali per garantire un futuro al nostro pianeta,
È però chiaro che in una società globalmente sostenibile, 10 miliardi di persone non potranno desiderare e conseguire la quantità e la varietà di soddisfazioni materiali che oggi ognuno di noi ritiene acquisite e irrinunciabili. Noi li avremmo già rottamati, ci fosse Agnelli qua, avrebbe già rottamato tutto. Queste sono macchine che hanno almeno 70 anni, 80. Non avete buttato via niente qua. Io vi capisco, perché anche noi a Genova non buttiamo via niente. E allora una macchina può andare avanti 70 anni, fare la sua corrente, dare i suoi watt. Un pensionato invece di metterlo su una panchina o buttarlo via può lavorare come Kaiser, che lavora 35 ore al giorno. La moglie è scappata, i figli non ne possono più, però lui si sente utile perché produce l'energia, la grande energia del futuro con queste macchine qua. Lui produce 1 milione di kilowatt all'anno, ne usa 300 per lui e 700 li rivende, compra e vende energia a questo momento, è uno spacciatore di watt. Schönau, una cittadina della foresta nera dall'apparenza tranquilla, meta di turisti di mezza età in cerca di pace e natura. In realtà Schönau è un fervente laboratorio di democrazia energetica e c'è festa in questi giorni. Beppe Grillo, che 3 anni fa nel suo spettacolo aveva pubblicizzato l'esempio di Schönau, è l'ospite d'onore della festa e terrà a battesimo l'autogestione energetica della cittadina tedesca, diventata realtà dopo oltre 10 anni di lotta. Dopo Chernobyl, un gruppo di abitanti decise di impegnarsi per un futuro senza nucleare, facendo seguire alle parole i fatti. Negli anni ha preso forma un'iniziativa energetica basata su un progetto preciso di liberalizzazione dal basso del mercato energetico. I privati si sono dati i mezzi con una efficacissima campagna di sottoscrizione dal titolo Sono un disturbo elettrico e con l'intervento decisivo di una banca alternativa, la Gemeinschaftsbank, per riscattare al grande monopolista privato la rete elettrica comunale. Hanno inoltre fondato una nuova azienda che compra e distribuisce l'energia elettrica prodotta a Schönau dai singoli cittadini, secondo criteri di efficienza ecologica. Riuscire a creare il consenso attorno a un progetto tanto innovativo ha richiesto un intenso impegno civile, perché in Germania, come in Svizzera, la legislazione energetica favorisce i grossi produttori che hanno grande peso politico. Sugli irriducibili di Schönau si è però concentrata l'attenzione e la solidarietà attiva di tutto il paese e sono decine i comuni tedeschi che cercano di intraprendere iniziative simili. Siamo qui dove vive quello che ha iniziato tutto questo casino, che non ci pensava nessuno, questa ridente cittadina, di farsi l'energia. Dopo Chernobyl sua moglie ha detto: io non voglio più far crescere i miei figli con l'energia nucleare. Allora vediamo Schleideck, che fa il medico, con che energia si alimenta in casa sua. Venite. Ciao, no. Mike, fammi vedere questo benedetto cogeneratore che fa elettricità e calore. Dai, fammelo vedere. È questo.
Questo è il cogeneratore. Vuoi dirmi che tu ti fai il calore per l'acqua calda che sta qua dentro, l'acqua calda, e l'elettricità con un motorino? Cos'è? Un motorino di una macchina normale? Questo motorino fa elettricità e calore. Cacchio, una cosa fatta 50 anni fa. Non è una roba. Il futuro l'hanno già inventato 50 anni fa. Lo faceva persino la FIA. Il Totti, devono averlo ucciso l'ingegnere che ha inventato il Totti. Perché questo funziona e lo fa funzionare un medico, non un ingegnere, un dottore. E poi la cosa straordinaria, secondo me, è proprio vedere il futuro in questo pannello. La legge della domanda e dell'offerta. Di qua abbiamo il contatore dove devi pagare, quello che abbiamo anche noi qui, devi pagare e qui devi ricevere. Perché lui, il nostro medico di Schonau, l'elettricità che non usa se la vende e la vende a un altro come lui, a un cittadino, libero commercio di una merce normalissima che è l'energia. Se nel campo del denaro si vogliono sviluppare alternative, occorre una banca, perché è questo lo strumento per lavorare con il denaro. Analogamente, per realizzare qualcosa di diverso nel campo dell'energia, lo strumento è la rete elettrica, perché è la rete elettrica che permette di costruire il mercato e di fare investimenti. È per questo che, come banchiere, l'iniziativa di Schonau mi ha interessato non solo per la sua componente ecologica, ma anche perché lo strumento della rete elettrica è direttamente comparabile con lo strumento della banca. E questo mi ha convinto fin dal principio. Schonau è un segno concreto, un esempio vivente di società civile. Wie seid Zahn der Kronze bekündet bei Zahner? Ich meine, kann es schon mein Wert. Ich bin Storfel. Es geht Zahner Wort again. Geht ganz aus der Rippe ganz wohl. Zahn, wie seid ich, haben Sie für eine Glasse? Bitte Zucker. I cavi. Di cavi. Dipendiamo. Wir hängen davon ab. Due cavi. Von zwei Kabeln. Due. Zwei. Eins. Prendi, tira, tieni in tensione, tira. Zia, zia. Cavo dell'energia. Energiekabel. Cavo dell'informazione. Kabel der Information. Informationen. Informazione. Energia. Energie. I due fili che comandano il mondo. Chi avrà la proprietà di questi due fili avrà il mondo! Eccole! Le briglie del potere! Das sind die Zügel der Macht! E voi i cavalli! Queste sono le briglie. Perché i due più grossi produttori di energia nucleare del mondo... Die zwei größte Atomenergieunternehmen der Welt, la Westinghouse, Westinghouse e General Electric, General Electric, General Electric, ah, è uguale, sono i più grossi produttori di energia nucleare del mondo, ma hanno anche le due televisioni più potenti del mondo. Aber die besitzen auch die zwei mächtigsten Fernsehkanäle der Welt. Allora bisogna tagliare. Man muss schneiden. L'energia ce la facciamo come Schladek. Die Energie machen wir selber wie er Schladek. Cogenerazione. Allora chiamo qua Schlader. Ich rufe il Schladek. Medico pazzo dice: vieni qua Schlader. Mi ha impressionato per la grandezza. La grandezza del Er hat mir sehr imponiert. La grandezza sehr. Dell'uomo, weil, le scarpe, weil er so groß ist, weil er so große Schuhe hat. Con lui vorrei inaugurare la nuova energia di Schonau
che possa espandersi in tutto il mondo. Tirando questa simbolica leva con lui, spegneremo. Wir werden das Licht ausschalten. L'energia atomica. Wir werden Atomstrom ausschalten. Klar! E accenderemo quella di Schönau. Schönau Energie einschalten. Grazie. Ciao, grazie. I don't speak. Ciao, grazie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey. Schönau ist ein fantastisches. Schönau è un fantastico esempio di articolazione democratica per realizzare una politica alternativa dell'energia. Credo che sia questo il futuro. Per decentralizzare l'offerta di energie ambientalmente compatibili, occorre che anche le strutture di produzione energetica siano decentralizzate. Realizzare ovunque la decentralizzazione energetica scelta da Schönau non è un problema tecnico, dipende solo dalla legislazione sull'energia. Per lungo tempo l'aumento del volume di beni e di servizi e la crescita della qualità della vita hanno camminato parallelamente. Non è più il caso oggi. In molti paesi industrializzati lo sviluppo del prodotto nazionale lordo non corrisponde più a un aumento del benessere della popolazione. Per l'orientamento unilaterale dell'economia e della politica alla crescita, alla globalizzazione e all'accelerazione, paghiamo un prezzo che va dal degrado ambientale alle malattie di ogni tipo, dalla disgregazione sociale al vuoto di senso, all'aumento della violenza. Non sono solo le risorse naturali che vengono erose, ma anche quelle sociali. Nel cuore industriale della Germania, Wuppertal, da 100 anni una monorotaia garantisce i trasporti pubblici della città. Silenziosa, efficiente, veloce, sorvola gli ingorghi stradali ed è un perfetto esempio di sfruttamento della cosiddetta energia grigia, l'utilizzazione cioè di quanto già esiste mantenendolo efficiente. Una preesistenza storica in sintonia con le proposte dell'Istituto di Wuppertal per il clima, l'ambiente e l'energia. Nel 1995 l'Istituto ha pubblicato uno studio che sta avendo in Germania un forte impatto politico e sociale. Edito in Italia con il titolo Futuro Sostenibile, funde il rigore scientifico con l'ispirazione etica, proponendo obiettivi e percorsi per una riconversione ecologica nei paesi industrializzati. In unserem Buch über ein zukunftsfähiges Deutschland, Futuro Sostenibile. Nel nostro libro Futuro Sostenibile abbiamo posto anche il problema della equità internazionale. Così constatiamo che noi europei, rispetto agli africani o agli indiani, consumiamo troppo. Dobbiamo quindi imparare una specie di nuova sobrietà. Inoltre occorre definire che cosa si intende per efficienza. Se per esempio si esprime l'efficienza solo in termini di litri di benzina per chilometro, ci accorgiamo che i paesi più efficienti hanno contemporaneamente i più alti consumi assoluti, semplicemente perché hanno molte più automobili. Con un altro criterio si può invece definire l'efficienza come il numero di destinazioni che ogni giorno devono essere raggiunte da ogni persona diviso per il corrispondente consumo di energia. Ci accorgiamo allora che calcolando pro capite gli indiani o i cinesi sono più efficienti degli americani o degli europei. Noi consumiamo una quantità incredibile di tempo e di risorse per raggiungere ogni tipo di destinazione. Molti dei cosiddetti paesi in via di sviluppo hanno un consumo materiale pro capite molto inferiore al nostro. Il loro attuale modello di sviluppo tende idealmente a portarli al nostro livello. Sappiamo però che per ragioni ecologiche paesi come la Cina o l'India non potranno raggiungere i nostri livelli di consumo senza danneggiare gravemente l'ecosfera. Per questo è fondamentale che le nazioni ricche dell'Occidente abbiano il coraggio di adottare, soprattutto in casa loro, un nuovo modello di sviluppo che impieghi molto meno risorse.
Solo quando il Nord riuscirà a svilupparsi secondo criteri ecologici, potrà diventare un modello e offrire soluzioni ai paesi del Sud che non sono disposti a rinunciare alla corsa al benessere che noi abbiamo innescato. Tocca a noi dimostrare che si può creare benessere, addirittura maggior benessere, con molto meno risorse. Per questo siamo noi i veri paesi in via di sviluppo. Questo modello, realizzato dal Deutsches Klimarechnungszentrum, mostra l'aumento nel corso degli ultimi 70 anni della concentrazione nell'atmosfera degli aerosol derivanti dalle emissioni di ossido di zolfo. È evidente come la maggior concentrazione corrisponda alle nazioni più industrializzate. Fino ad oggi i paesi più popolosi erano responsabili di una parte minima dell'inquinamento atmosferico. In futuro però, se non si cambia modello di sviluppo, proprio da loro verranno i maggiori pericoli per l'ecosistema mondiale. Un'evidenza che si scontra però con l'inerzia del sistema politico-economico e con il dominio dell'economia sulla politica. Harmut Grassel, direttore del programma per il clima mondiale, è uno dei responsabili della crescente presa di coscienza del superamento dei limiti ecologici. Seit etwa einem Jahr. Se l'uomo stia influenzando il clima globale, è una domanda a cui circa un anno fa gli scienziati hanno dato una risposta a tutti i governi. Gli scienziati hanno detto che nelle osservazioni meteorologiche già ora sono riconoscibili le impronte digitali dell'uomo. Hanno però anche detto che sappiamo solo di avere un'influenza sul clima, ma che non possiamo dire se il riscaldamento che osserviamo sia causato completamente dall'uomo oppure solo in parte. Questo modello presenta l'evoluzione della temperatura a livello mondiale negli ultimi 100 anni. Se fino agli anni 20 la leggera fluttuazione delle temperature è attribuibile a cause naturali, in seguito, l'aumento progressivo delle temperature misurate sul globo corrisponde alla vertiginosa crescita industriale del secondo dopoguerra. I valori degli anni 80 e 90 indicano un riscaldamento globale, ma anche un leggero raffreddamento sopra le nazioni più industrializzate, dovuto a una minore penetrazione dell'irraggiamento solare causato dagli aerosol, rappresentati in immagine dalla nuvola grigia. Per i prossimi 50 anni, se le emissioni continueranno ad aumentare, si prevede un forte riscaldamento globale dell'atmosfera, a cui contribuiranno in modo determinante i paesi attualmente in via di sviluppo. I gruppi che guadagnano sulla distribuzione e sulla vendita dei combustibili fossili sono numerosissimi. Per questo c'è una forte resistenza a ridurre l'emissione dei gas di serra. Questa riduzione sarebbe però necessaria per rallentare il cambiamento del clima. Fermare questo cambiamento ormai non è più possibile. Possiamo solo intervenire per rallentare il fenomeno, perché una gran parte di ciò che abbiamo emesso nell'atmosfera non è ancora visibile nei cambiamenti climatici e avrà i suoi effetti solo fra alcuni decenni. La resistenza dei maggiori paesi industrializzati, come gli Stati Uniti, a ridurre decisamente le proprie emissioni globali, oltre che inaccettabile moralmente, è incomprensibile dal punto di vista puramente economico, se si considera che gli eventi climatici estremi provocano enormi costi finanziari e sociali. Climatologi e grandi compagnie di assicurazione ritengono che la loro maggiore frequenza sia dovuta all'attività dell'uomo. Abbiamo intervistato Harmut Grassel pochi giorni prima della sua partenza per Kyoto, sede all'inizio di dicembre 97 della Conferenza Mondiale sul Clima. Ci ha detto di preferire un protocollo magro con obiettivi minimi ma precisi, piuttosto che correre il rischio di licenziare un accordo più drastico, che però sarebbe stato sottoscritto solo da pochi stati europei. È quel che è successo. Ma se il risultato della conferenza di Kyoto può apparire deludente, per Grassel è un primo importante passo verso una sempre maggiore assunzione di responsabilità da parte dei governi. In
Al vertice di Rio de Janeiro del 1992, quasi tutte le nazioni erano disposte, anche senza dibattito, a firmare l'accordo quadro sui cambiamenti del clima, la cosiddetta Convenzione sul clima, perché questa non implicava praticamente alcun impegno, se si esclude una raccomandazione generica ai paesi industriali di cercare di non emettere nel 2000 più di quanto emettevano nel 1990. Oggi invece, sulla base del mandato della prima conferenza degli stati firmatari del protocollo di Rio, svoltasi nella primavera del 95, oggi bisogna trattare su una vera riduzione e fissarla nel cosiddetto protocollo di Kyoto. È solo ora che esplode davvero la resistenza. È una resistenza da parte di gruppi di interesse che va dalla ricerca di scienziati che contraddicano le raccomandazioni sul clima fino alla diffusione di notizie false o agli attacchi a scienziati e governi che promuovono la protezione del clima. Eppure io credo che la maggioranza dei governi riconoscano che l'uomo sta influenzando il clima e che occorre fare qualcosa. Molto probabilmente a Kyoto verrà firmato un protocollo debole e magro. Ma è sempre così. In tutte le convenzioni si comincia con misure blande e solo più tardi, quando i governi si accorgono che gli impegni non sono poi così dolorosi, solo allora si interviene in modo più deciso. La Smile, l'auto che consuma 3 litri di benzina per 100 km, sviluppata dalla ditta svizzera Venco, finanziata da Greenpeace, sulla base della Twingo Renault. È la lampante dimostrazione che la drastica riduzione dei consumi non si scontra con dei limiti tecnologici, bensì con i limiti di una politica energetica che tollera lo spreco. La nostra non è una nuova automobile, è solo un'auto di serie modificata. Con questo abbiamo voluto dimostrare che già oggi ognuna delle auto che sono sulle strade, ogni auto di serie, potrebbe dimezzare la sua emissione di CO2 e il suo consumo di benzina, senza rinunciare al comfort, né alla sicurezza, né alle prestazioni. Il nostro prezioso pianeta è il titolo di un supplemento della rivista Time dell'ottobre 97. La Toyota, il gigante della produzione automobilistica mondiale, ha scelto questo prestigioso spazio per lanciare, con una pubblicità di ben 22 pagine, il nuovo concetto ecologico che sovrintende ad ogni fase della sua produzione automobilistica. Ammiccano al lettore l'auto elettrica e un prototipo di auto a idrogeno che emette solo acqua, ma soprattutto un nuovo modello appena commercializzato in Giappone a un prezzo di soli $4.000 in più di una Toyota tradizionale equivalente. È la Prius. Un motore a benzina di 58 cavalli è accoppiato a un motore elettrico di 41 cavalli che trae corrente da batterie di nuovo tipo, ricaricate in frenata e in discesa. A velocità di crociera funziona solo il motore elettrico. In salita o in accelerazione entra in funzione anche il motore a scoppio. Risultato, consumi più che dimezzati ed emissioni molto inferiori rispetto a un'auto tradizionale. I problemi di oggi dipendono da due fattori. Da una parte abbiamo una bassa efficienza energetica, quindi alte perdite nelle trasformazioni di energia. Dall'altra usiamo fonti energetiche fossili e atomiche che non solo presentano grandi perdite di trasformazione, ma contemporaneamente danneggiano anche la natura, perché sono fonti intrinsecamente dannose quando vengono usate. Ne consegue obbligatoriamente che sia per lo sviluppo economico sia per quello ecologico occorre una riduzione delle perdite di trasformazione. Ciò significa che in questo caso è l'ecologia la forma di economia più efficiente e più produttiva. E contemporaneamente occorrono fonti di energia le cui inevitabili perdite di trasformazione non siano dannose. E questo è possibile solo con fonti di energia prive di emissioni, cioè con l'energia solare nelle sue varie forme. Il Sole ogni anno fornisce alla Terra 15.000 volte più energia di quanta l'umanità ne sta consumando ora. Basterebbe captare un 15.000esimo dell'energia solare irradiata sulla Terra per soddisfare l'attuale fabbisogno mondiale. L'equivalente energetico di una centrale da 1000 megawatt sono per esempio 500.000 tetti solari, oppure 2.000 generatori eolici, oppure 1.500 cogeneratori.
Ma queste unità sarebbero molto disseminate. Si tratta cioè di un'altra struttura imprenditoriale. L'offerta diventa radicalmente diversa. E ciò non solo perché cambia la qualità dell'energia, ma anche perché sono diversi gli attori economici. Se è l'iniziativa politica a mettere in moto questa dinamica, allora la società finirà col recepirla e crescerà il numero dei piccoli investitori che costituiranno insieme la nuova offerta sociale di energia. Monsoleil, sopra Saint-Imier, nel Giura Bernese. Qui le Bernische Kraftwerke hanno costruito e gestiscono una grande centrale fotovoltaica sperimentale della potenza di 300 kWh. Un concetto centralistico che corrisponde alla logica di controllo monopolistico di un grande produttore e distributore di energia elettrica, in antitesi quindi con i presupposti di una maggiore democrazia energetica. Una realizzazione che ha però permesso di provare il rendimento e l'affidabilità della tecnologia fotovoltaica. A chi desidera utilizzare energia elettrica di origine non nucleare, le forze motrici bernesi garantiscono, dietro il pagamento di un supplemento di 17 centesimi per kilowattora, la fornitura di corrente proveniente dalla centrale di Monsoleil e dall'altra centrale, eolica questa, del vicino Montcrozin. La domanda è in continuo aumento e giustifica l'impianto di un nuovo generatore eolico da 600 kW, che si affiancherà agli altri tre, le cui sagome slanciate costituiscono l'attrazione del parco turistico del Montcrozin. L'interesse del pubblico per nuove forme di produzione e approvvigionamento energetico, malgrado i maggiori costi, è quindi vivo. Se la nostra legislazione energetica, invece di punire, premiasse economicamente la produzione decentralizzata di energia, avrebbero spazio anche in Svizzera iniziative come quelle sorte in Germania e nel nord Europa, dove analoghi generatori eolici vengono installati e gestiti da agricoltori, gruppi di cittadini, cooperative, piccoli comuni, ricorrendo all'aiuto di banche che sostengono gli investimenti etici ed ecologici. Occorre disoccupare i kilowatt, non gli uomini, afferma von Weizsäcker, ma accade che avvengano le due cose contemporaneamente. L'unione di banche svizzere, che da un lato per la sua politica di concentrazione e di globalizzazione è nell'occhio del ciclone, dall'altro, in modo solo apparentemente contraddittorio, persegue da anni una coerente politica energetica interna. Si pensa spesso che le alternative energetiche possano essere applicate solo su piccola scala, e il pregiudizio che le vede confinate in un ruolo marginale nel contesto globale dell'economia energetica è duro a morire. A Manno, il nuovo gigantesco stabile amministrativo dell'UBS, costruito con precisi obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni, dimostra che i sistemi alternativi si adattano perfettamente anche alla grande scala. Il progetto Suglio integra sistemi attivi come il fotovoltaico, i pannelli solari per la produzione di acqua calda o la centrale termica, per ora a gas in seguito a idrogeno, in un'architettura che ha fatto i conti con tutte le possibilità di risparmio energetico passivo per ridurre al minimo, ad esempio, le necessità di condizionamento dell'aria o di illuminazione dei locali. Un complesso sistema automatizzato di tende esterne e interne e di pannelli metallici che si orientano secondo la posizione del sole garantisce ad esempio all'interno luce diffusa. Vincitore del premio svizzero per l'energia solare e del prestigioso premio Eurosolar, lo stabile di Suglio permette una drastica riduzione dei costi e dei consumi energetici. Rispetto alla prima pianificazione convenzionale dell'89, garantisce un risparmio di energia elettrica dell'80% e di ben il 50% rispetto alla nuova normativa SIA in vigore. Per ridurre drasticamente il consumo di acqua potabile, si ricorre all'acqua piovana che dal tetto dell'edificio scende in una cisterna di 500 metri cubi e viene utilizzata per l'irrigazione del parco, per la pulizia dello stabile e per il risciacquo dei servizi igienici.
L'acqua pompata dalla falda serve per il condizionamento dell'aria secondo il principio del raffreddamento per evaporazione e viene reimmessa in seguito nella falda. Rispetto al fabbisogno idrico di una costruzione tradizionale, l'obiettivo di Suglio è la riduzione del 50% del consumo di acqua potabile e del 30% della produzione di acque luride. Fortunatamente, i nuovi modi di costruire secondo criteri ecologici non sono solo appannaggio dei grandi gruppi finanziari. Anche gli enti pubblici si fanno promotori di iniziative interessanti. Il comune di Le Saint-Thier, nella Valle di Joux, confrontato con la crisi economica e industriale e con la gestione di uno dei più vasti e pregiati territori forestali della Svizzera, ha deciso, con notevole coraggio politico, di promuovere il rilancio della grande tradizione artigianale della valle con l'edificazione di un villaggio industriale utilizzando come materiale da costruzione il legno locale. Grazie alle nuove tecnologie di progettazione e di prefabbricazione di elementi portanti, pavimenti e pareti in legno, i tempi di costruzione si riducono drasticamente e il bilancio ecologico di una struttura come questa, che utilizza legno locale lavorato da segherie locali e messo in opera da imprese della zona, è molto favorevole. Per la prima volta in Svizzera, in questo cantiere, viene utilizzato per la protezione delle pareti esterne dalle intemperie legname trattato secondo un nuovo, rivoluzionario sistema messo a punto dall'École des Mines di Saint-Étienne in Francia e che verrà in un prossimo futuro applicato industrialmente a Le Brassu dalla segheria Bernet. I coniugi Bernet, che hanno deciso di sposare economia ed ecologia, stanno specializzandosi nelle nuove tecnologie di prefabbricazione di elementi in legno per la costruzione. Il nuovo metodo di trattamento si basa su un procedimento di torrefazione del legno ad alta temperatura che ne modifica la struttura chimico-fisica rendendolo indeformabile e impermeabile, quindi inattaccabile da batteri e muffe, oltre che molto resistente al fuoco. Contrariamente ai procedimenti ordinari, utilizzati ad esempio per i pali telefonici o per i paletti di recinzione, che impiegano sostanze chimiche dannose che sviluppano diossina nell'atmosfera quando il legno viene bruciato, questo nuovo trattamento è assolutamente ecologico e susciterà sicuramente un forte interesse, contribuendo alla durevolezza ed economicità delle costruzioni e delle serramenta in legno, come finestre e porte. Confrontata con la crisi della costruzione e con l'aumento dei costi di esbosco delle foreste indigene, l'industria del legno, grazie anche al sostegno tecnico dei politecnici e delle università, come pure di enti professionali specializzati come la Lignum Svizzera, sta sviluppando strategie nuove e interessanti, perfettamente in linea con il concetto di sviluppo sostenibile. Il legno, energia solare condensata e rinnovabile, sta vivendo un vero e proprio rinascimento come materiale da costruzione estremamente versatile e gradevole, con costi per il momento analoghi a quelli della costruzione tradizionale, ma destinati a diminuire in futuro. E le nuove possibilità costruttive non mancano di stimolare la creatività degli architetti. Losanna, una casa di 4 appartamenti costruita interamente in legno dall'architetto Patrick Vogel, del rinomato studio Atelier Cube. Vogel, che in un primo tempo aveva progettato una costruzione con materiali tradizionali, sollecitato dall'amico committente, che desiderava una casa ecologica in legno, ha accolto la sfida e le sue resistenze iniziali, tecniche e culturali, si sono a poco sciolte. La costruzione, in gran parte prefabbricata, in 3 giorni era a tetto, tra lo stupore dei vicini e dello stesso architetto, abituato ai tempi lunghi della normale crescita di un cantiere. Pareti, pavimenti, tutto è in legno, coperto con materiali minerali e pitture ecologiche. La casa, perfettamente isolata, grazie al legno, respira, garantendo un'ottima qualità di vita. Se non vivi come pensi, finirai per pensare come vivi. Ginevra, quartiere delle Grotte, a ridosso della stazione. Un quartiere storico dove convivono abitazioni popolari, artigianato e piccola industria, preservato dalla distruzione e dalla speculazione grazie anche alla tenace resistenza degli abitanti, riuniti in associazione di quartiere.
Nell'ambito del rinnovamento di uno degli isolati, che prevede la creazione di appartamenti ad affitti moderati, nella corte interna, l'Atelier 89, vincitore di un concorso internazionale, ha costruito uno stabile di legno che in 8 appartamenti ospiterà 32 studenti. Un progetto ardito che, richiamandosi alla tradizione di costruire in legno gli edifici accessori all'interno delle corti urbane, mette nuovamente a confronto questo materiale caldo e naturale con il cemento e il sasso della struttura cittadina. Sono occorsi 3 mesi e solo 60.000 franchi di materiale a un gruppo di disoccupati per costruire questo enorme capannone, secondo il progetto di uno dei massimi esperti europei della costruzione in legno, il professor Natterer di Losanna. Ospita un sogno che giorno dopo giorno si sta materializzando in una splendida struttura di larice e quercia delle foreste vodesi, la Galera di Morges, una nave a remi di 60 metri del XVI secolo, costruita su piani originali da un gruppo di artigiani del legno disoccupati. Spinta dalla forza di 150 rematori, solcherà il Lemano in occasione della prossima Fête des Vignerons del 99, per diventare poi un'attrazione turistica. Oltre ad aver dato lavoro in 4 anni a 300 persone, l'elegante galera, visitata nel 97 da 30.000 persone, creerà anche in futuro nuovi e pregiati impieghi. Le nuove tecnologie costruttive piegano il legno alle più svariate esigenze. Alice, la scuola forestale intercantonale, uno stabile di 160 metri di lunghezza su 3 piani, è la vetrina delle attuali possibilità tecniche ed estetiche della costruzione in legno. Committenti e architetti che disponevano del legname di varie specie delle foreste del Canton Berna, faggio, abete e larice, hanno voluto dimostrare che non soltanto il cuore pregiato dei tronchi, ma anche le parti considerate di scarto dal mercato, oltre a svolgere il loro compito funzionale, possono avere una dignità estetica. Con l'utilizzo di trucciolato di legna come combustibile per la centrale termica dello stabile, il ciclo si chiude. È auspicabile che il carattere esemplare della scuola forestale di Lis, sia dal punto di vista ecologico che da quello economico, venga apprezzato dai giovani forestali e che spicchi di futuro sostenibile come questo possano moltiplicarsi nel nostro paese. È indubbio che sta crescendo, soprattutto in Europa, la propensione verso modi di produrre e di vivere con un minor consumo di natura e in maggiore armonia con il nostro ambiente vitale. Ci si rende conto che una maggiore efficienza energetica non basta. Anzi, noi li avremmo già rottamati. Ci fosse Agnelli qua, avrebbe già rottamato tutto. Queste sono macchine che hanno almeno 70 anni, 80. Non avete buttato via niente qua. Io vi capisco, perché anche noi a Genova non buttiamo via niente. E allora una macchina può andare avanti 70 anni, fare la sua corrente, dare i suoi watt. Un pensionato, invece di metterlo su una panchina o buttarlo via, può lavorare come Kaiser, che lavora 35 ore al giorno. La moglie è scappata, i figli non ne possono più, però lui si sente utile perché produce l'energia, la grande energia del futuro con queste macchine qua. Lui produce 1 milione di kilowatt all'anno, ne usa 300 per lui e 700 li rivende. Compra e vende energia a questo ometto. È uno spacciatore di watt. Schönau, una cittadina della foresta nera dall'apparenza tranquilla, meta di turisti di mezza età in cerca di pace e natura. In realtà Schönau è un fervente laboratorio di democrazia energetica e c'è festa in questi giorni.
Beppe Grillo, che 3 anni fa nel suo spettacolo aveva pubblicizzato l'esempio di Schonau, è l'ospite d'onore della festa e terrà a battesimo l'autogestione energetica della cittadina tedesca, diventata realtà dopo oltre 10 anni di lotta. Dopo Chernobyl, un gruppo di abitanti decise di impegnarsi per un futuro senza nucleare, facendo seguire alle parole i fatti. Negli anni ha preso forma un'iniziativa energetica basata su un progetto preciso di liberalizzazione dal basso del mercato energetico. I privati si sono dati i mezzi con una efficacissima campagna di sottoscrizione dal titolo Sono un disturbo elettrico e con l'intervento decisivo di una banca alternativa, la Gemeinschaftsbank, per riscattare al grande monopolista privato la rete elettrica comunale. Hanno inoltre fondato una nuova azienda che compra e distribuisce l'energia elettrica prodotta a Schonau dai singoli cittadini, secondo criteri di efficienza ecologica. Riuscire a creare il consenso attorno a un progetto tanto innovativo ha richiesto un intenso impegno civile, perché in Germania, come in Svizzera, la legislazione energetica favorisce i grossi produttori che hanno grande peso politico. Sugli irriducibili di Schonau si è però concentrata l'attenzione e la solidarietà attiva di tutto il paese e sono decine i comuni tedeschi che cercano di intraprendere iniziative simili. Siamo qui dove vive quello che ha iniziato tutto questo casino, che non ci pensava nessuno in questa ridente cittadina di farsi l'energia. Dopo Chernobyl sua moglie ha detto: io non voglio più far crescere i miei figli con l'energia nucleare. Allora vediamo Schleideck, che fa il medico, con che energia si alimenta in casa sua. Venite. Ciao, ciao. Mike, fammi vedere questo benedetto cogeneratore che fa elettricità e calore. Dai, fammelo vedere. È questo. Questo è il cogeneratore. Vuoi dirmi che tu ti fai il calore per l'acqua calda che sta qua dentro, l'acqua calda, e l'elettricità con un motorino... Cos'è? Un motorino di una macchina normale, questo motorino fa elettricità e calore. Cacchio, una cosa fatta 50 anni fa. Non è una roba, il futuro l'hanno già inventato 50 anni fa. Lo faceva persino la FIA. Il Toto, devono averlo ucciso l'ingegnere che ha inventato il Toto. Perché questo funziona e lo fa funzionare un medico, non un ingegnere, un dottore. E poi la cosa straordinaria, secondo me, è proprio vedere il futuro in questo pannello. La legge della domanda e dell'offerta. Di qua abbiamo il contatore dove devi pagare, quello che abbiamo anche noi qui, devi pagare e qui devi ricevere. Perché lui, il nostro medico di Schonau, l'elettricità che non usa se la vende, e la vende a un altro come lui, a un cittadino, libero commercio di una merce normalissima che è l'energia. Se nel campo del denaro si vogliono sviluppare alternative, occorre una banca, perché è questo lo strumento per lavorare con il denaro. Analogamente, per realizzare qualcosa di diverso nel campo dell'energia, lo strumento è la rete elettrica, perché è la rete elettrica che permette di costruire il mercato e di fare investimenti. È per questo che, come banchiere, l'iniziativa di Schonau mi ha interessato non solo per la sua componente ecologica, ma anche perché lo strumento della rete elettrica è direttamente comparabile con lo strumento della banca. E questo mi ha convinto fin dal principio. Schonau è un segno concreto, un esempio vivente di società civile. Wie seid Zander und Sie bekünden bei Zander in der Weide kann es schon mein Wert. Ich bin Storfel und es geht Zander wort again. Geht ganz so steht ich ganz wort Zander. Wie seid ich haben Sie für eine Glasse bitte Zucker. I cavi. Di cavi. Dipendiamo. Wir hängen davon ab. Due cavi. Von zwei Kabeln. Due. Zwei. Eins. Prendi, tira, tieni in tensione, tira. Zia, zia. Cavo dell'energia. Energiekabel. Cavo dell'informazione. Kabel der Information. Informationen. Informazione. Energia. Energie. I due fili
che comandano il mondo. Chi avrà la proprietà di questi due fili avrà il mondo. Eccole le briglie del potere. Das sind die Zügel der Macht. E voi i cavalli. Queste sono le briglie. Perché i due più grossi produttori di energia nucleare del mondo, die zwei größte Atomenergieunternehmen der Welt, la Westinghouse e General Electric, ah, è uguale, sono i più grossi produttori di energia nucleare del mondo, ma hanno anche le due televisioni più potenti del mondo. Aber die besitzen auch die zwei mächtigsten Fernsehkanäle der Welt. Allora bisogna tagliare. Man muss schneiden. L'energia ce la facciamo come Schladek. Die Energie machen wir selber wie er Schladek. Cogenerazione. Allora chiamo qua Schlader. Il Schladek. Medico pazzo dice: vieni qua Schlader. Mi ha impressionato per la grandezza dell'uomo, le scarpe, con lui vorrei inaugurare la nuova energia di Schonau che possa espandersi in tutto il mondo, tirando questa simbolica leva con lui spegneremo. Wir werden das Licht ausschalten. L'energia atomica. Wir werden Atomstrom ausschalten. Klar! E accenderemo quella di Schonau. Schonau Energie einschalten. Grazie. Ciao, grazie. I don't speak. Ciao, grazie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schonau è un fantastico esempio di articolazione democratica per realizzare una politica alternativa dell'energia. Credo che sia questo il futuro. Per decentralizzare l'offerta di energie ambientalmente compatibili, occorre che anche le strutture di produzione energetica siano decentralizzate. Realizzare ovunque la decentralizzazione energetica scelta da Schonau non è un problema tecnico, dipende solo dalla legislazione sull'energia. Per lungo tempo l'aumento del volume di beni e di servizi e la crescita della qualità della vita hanno camminato parallelamente. Non è più il caso oggi. In molti paesi industrializzati lo sviluppo del prodotto nazionale lordo non corrisponde più a un aumento del benessere della popolazione. Per l'orientamento unilaterale dell'economia e della politica alla crescita, alla globalizzazione e all'accelerazione, paghiamo un prezzo che va dal degrado ambientale alle malattie di ogni tipo, dalla disgregazione sociale al vuoto di senso, all'aumento della violenza. Non sono solo le risorse naturali che vengono erose, ma anche quelle sociali. Nel cuore industriale della Germania, Wuppertal, da 100 anni una monorotaia garantisce i trasporti pubblici della città. Silenziosa, efficiente, veloce, sorvola gli ingorghi stradali ed è un perfetto esempio di sfruttamento della cosiddetta energia grigia, l'utilizzazione cioè di quanto già esiste mantenendolo efficiente. Una preesistenza storica in sintonia con le proposte dell'Istituto di Wuppertal per il clima, l'ambiente e l'energia. Nel 1995 l'Istituto ha pubblicato uno studio che sta avendo in Germania un forte impatto politico e sociale. Edito in Italia con il titolo Futuro Sostenibile, funde il rigore scientifico con l'ispirazione etica, proponendo obiettivi e percorsi per una riconversione ecologica nei paesi industrializzati. In unserem Buch über ein zukunftsfähiges Deutschland, Futuro Sostenibile, nel nostro libro Futuro Sostenibile abbiamo posto anche il problema della equità internazionale. Così constatiamo che noi europei, rispetto agli africani o agli indiani, consumiamo troppo. Dobbiamo quindi imparare una specie di nuova sobrietà. Genügsamkeit lernen. Auf der anderen Seite
Inoltre occorre definire che cosa si intende per efficienza. Se per esempio si esprime l'efficienza solo in termini di litri di benzina per chilometro, ci accorgiamo che i paesi più efficienti hanno contemporaneamente i più alti consumi assoluti, semplicemente perché hanno molte più automobili. Gleichzeitig den größten Verbrauch haben, einfach weil sie viel mehr Autos haben. Demgegenüber kann man auch die Effizienz. Con un altro criterio si può invece definire l'efficienza come il numero di destinazioni che ogni giorno devono essere raggiunte da ogni persona, diviso per il corrispondente consumo di energia. Ci accorgiamo allora che calcolando pro capite, gli indiani o i cinesi sono più efficienti degli americani o degli europei. Noi consumiamo una quantità incredibile di tempo e di risorse per raggiungere ogni tipo di destinazione. Molti dei cosiddetti paesi in via di sviluppo hanno un consumo materiale pro capite molto inferiore al nostro. Il loro attuale modello di sviluppo tende idealmente a portarli al nostro livello. Sappiamo però che per ragioni ecologiche, paesi come la Cina o l'India non potranno raggiungere i nostri livelli di consumo senza danneggiare gravemente l'ecosfera. Per questo è fondamentale che le nazioni ricche dell'Occidente abbiano il coraggio di adottare, soprattutto in casa loro, un nuovo modello di sviluppo che impieghi molto meno risorse. Solo quando il Nord riuscirà a svilupparsi secondo criteri ecologici, potrà diventare un modello e offrire soluzioni ai paesi del Sud che non sono disposti a rinunciare alla corsa al benessere che noi abbiamo innescato. Tocca a noi dimostrare che si può creare benessere, addirittura maggior benessere, con molto meno risorse. Per questo siamo noi i veri paesi in via di sviluppo. Questo modello, realizzato dal Deutsches Klimarechnungszentrum, mostra l'aumento nel corso degli ultimi 70 anni della concentrazione nell'atmosfera degli aerosol derivanti dalle emissioni di ossido di zolfo. È evidente come la maggior concentrazione corrisponda alle nazioni più industrializzate. Fino ad oggi i paesi più popolosi erano responsabili di una parte minima dell'inquinamento atmosferico. In futuro però, se non si cambia modello di sviluppo, proprio da loro verranno i maggiori pericoli per l'ecosistema mondiale. Un'evidenza che si scontra però con l'inerzia del sistema politico-economico e con il dominio dell'economia sulla politica. Harmut Grassel, direttore del programma per il clima mondiale, è uno dei responsabili della crescente presa di coscienza del superamento dei limiti ecologici. Seit etwa einem Jahr. Se l'uomo stia influenzando il clima globale, è una domanda a cui circa un anno fa gli scienziati hanno dato una risposta a tutti i governi. Gli scienziati hanno detto che nelle osservazioni meteorologiche già ora sono riconoscibili le impronte digitali dell'uomo. Hanno però anche detto che sappiamo solo di avere un'influenza sul clima, ma che non possiamo dire se il riscaldamento che osserviamo sia causato completamente dall'uomo oppure solo in parte. Questo modello presenta l'evoluzione della temperatura a livello mondiale negli ultimi 100 anni. Se fino agli anni 20 la leggera fluttuazione delle temperature è attribuibile a cause naturali, in seguito, l'aumento progressivo delle temperature misurate sul globo corrisponde alla vertiginosa crescita industriale del secondo dopoguerra. I valori degli anni 80 e 90 indicano un riscaldamento globale, ma anche un leggero raffreddamento sopra le nazioni più industrializzate, dovuto a una minore penetrazione dell'irraggiamento solare causato dagli aerosol, rappresentati in immagine dalla nuvola grigia. Per i prossimi 50 anni, se le emissioni continueranno ad aumentare, si prevede un forte riscaldamento globale dell'atmosfera, a cui contribuiranno in modo determinante i paesi attualmente in via di sviluppo. I gruppi che guadagnano sulla distribuzione e sulla vendita dei combustibili fossili sono numerosissimi. Per questo c'è una forte resistenza a ridurre l'emissione dei gas di serra. Questa riduzione sarebbe però necessaria per rallentare il cambiamento del clima. Fermare questo cambiamento ormai non è più possibile. Possiamo solo intervenire per rallentare il fenomeno, perché una gran parte di ciò che abbiamo emesso nell'atmosfera non è ancora visibile nei cambiamenti climatici,
e avrà i suoi effetti solo fra alcuni decenni. La resistenza dei maggiori paesi industrializzati, come gli Stati Uniti, a ridurre decisamente le proprie emissioni globali, oltre che inaccettabile moralmente, è incomprensibile dal punto di vista puramente economico, se si considera che gli eventi climatici estremi provocano enormi costi finanziari e sociali. Climatologi e grandi compagnie di assicurazione ritengono che la loro maggiore frequenza sia dovuta all'attività dell'uomo. Abbiamo intervistato Harmut Grassel pochi giorni prima della sua partenza per Kyoto, sede all'inizio di dicembre 97 della Conferenza Mondiale sul Clima. Ci ha detto di preferire un protocollo magro con obiettivi minimi ma precisi, piuttosto che correre il rischio di licenziare un accordo più drastico, che però sarebbe stato sottoscritto solo da pochi stati europei. È quel che è successo. Ma se il risultato della conferenza di Kyoto può apparire deludente, per Grassel è un primo importante passo verso una sempre maggiore assunzione di responsabilità da parte dei governi. Al vertice di Rio de Janeiro del 1992, quasi tutte le nazioni erano disposte, anche senza dibattito, a firmare l'accordo quadro sui cambiamenti del clima, la cosiddetta Convenzione sul clima, perché questa non implicava praticamente alcun impegno, se si esclude una raccomandazione generica ai paesi industriali di cercare di non emettere nel 2000 più di quanto emettevano nel 1990. Oggi invece, sulla base del mandato della prima conferenza degli stati firmatari del protocollo di Rio, svoltasi nella primavera del 95, oggi bisogna trattare su una vera riduzione e fissarla nel cosiddetto protocollo di Kyoto. È solo ora che esplode davvero la resistenza. È una resistenza da parte di gruppi di interesse che va dalla ricerca di scienziati che contraddicano le raccomandazioni sul clima fino alla diffusione di notizie false o agli attacchi a scienziati e governi che promuovono la protezione del clima. Eppure io credo che la maggioranza dei governi riconoscano che l'uomo sta influenzando il clima e che occorre fare qualcosa. Molto probabilmente a Kyoto verrà firmato un protocollo debole e magro. Ma è sempre così. In tutte le convenzioni si comincia con misure blande e solo più tardi, quando i governi si accorgono che gli impegni non sono poi così dolorosi, solo allora si interviene in modo più deciso. La Smile, l'auto che consuma 3 litri di benzina per 100 km, sviluppata dalla ditta svizzera Venco, finanziata da Greenpeace, sulla base della Twingo Renault. È la lampante dimostrazione che la drastica riduzione dei consumi non si scontra con dei limiti tecnologici, bensì con i limiti di una politica energetica che tollera lo spreco. La nostra non è una nuova automobile, è solo un'auto di serie modificata. Con questo abbiamo voluto dimostrare che già oggi ognuna delle auto che sono sulle strade, ogni auto di serie, potrebbe dimezzare la sua emissione di CO2 e il suo consumo di benzina, senza rinunciare al comfort, né alla sicurezza, né alle prestazioni. Il nostro prezioso pianeta è il titolo di un supplemento della rivista Time dell'ottobre 97. La Toyota, il gigante della produzione automobilistica mondiale, ha scelto questo prestigioso spazio per lanciare, con una pubblicità di ben 22 pagine, il nuovo concetto ecologico che sovrintende ad ogni fase della sua produzione automobilistica. Ammiccano al lettore l'auto elettrica e un prototipo di auto a idrogeno che emette solo acqua, ma soprattutto un nuovo modello appena commercializzato in Giappone a un prezzo di soli $4.000 in più di una Toyota tradizionale equivalente. È la Prius. Un motore a benzina di 58 cavalli è accoppiato a un motore elettrico di 41 cavalli che trae corrente da batterie di nuovo tipo, ricaricate in frenata e in discesa. A velocità di crociera funziona solo il motore elettrico. In salita o in accelerazione entra in funzione anche il motore a scoppio. Risultato, consumi più che dimezzati ed emissioni molto inferiori rispetto a un'auto tradizionale. I problemi di oggi
Dipendono da due fattori. Da una parte abbiamo una bassa efficienza energetica, quindi alte perdite nelle trasformazioni di energia. Dall'altra usiamo fonti energetiche fossili e atomiche che non solo presentano grandi perdite di trasformazione, ma contemporaneamente danneggiano anche la natura, perché sono fonti intrinsecamente dannose quando vengono usate. Ne consegue obbligatoriamente che sia per lo sviluppo economico sia per quello ecologico occorre una riduzione delle perdite di trasformazione. Ciò significa che in questo caso è l'ecologia la forma di economia più efficiente e più produttiva. E contemporaneamente occorrono fonti di energia le cui inevitabili perdite di trasformazione non siano dannose. E questo è possibile solo con fonti di energia prive di emissioni, cioè con l'energia solare nelle sue varie forme. Il Sole ogni anno fornisce alla Terra 15.000 volte più energia di quanta l'umanità ne sta consumando ora. Basterebbe captare un 15.000esimo dell'energia solare irradiata sulla Terra per soddisfare l'attuale fabbisogno mondiale. L'equivalente energetico di una centrale da 1000 megawatt sono per esempio 500.000 tetti solari, oppure 2.000 generatori eolici, oppure 1.500 cogeneratori. Ma queste unità sarebbero molto disseminate. Si tratta cioè di un'altra struttura imprenditoriale. L'offerta diventa radicalmente diversa. E ciò non solo perché cambia la qualità dell'energia, ma anche perché sono diversi gli attori economici. Se è l'iniziativa politica a mettere in moto questa dinamica, allora la società finirà col recepirla e crescerà il numero dei piccoli investitori che costituiranno insieme la nuova offerta sociale di energia. Monsoleil, sopra Saint-Imier, nel Giura Bernese. Qui le Bernische Kraftwerke hanno costruito e gestiscono una grande centrale fotovoltaica sperimentale della potenza di 300 kWh. Un concetto centralistico che corrisponde alla logica di controllo monopolistico di un grande produttore e distributore di energia elettrica, in antitesi quindi con i presupposti di una maggiore democrazia energetica. Una realizzazione che ha però permesso di provare il rendimento e l'affidabilità della tecnologia fotovoltaica. A chi desidera utilizzare energia elettrica di origine non nucleare, le forze motrici bernesi garantiscono, dietro il pagamento di un supplemento di 17 centesimi per kilowattora, la fornitura di corrente proveniente dalla centrale di Monsoleil e dall'altra centrale, eolica questa, del vicino Montcrozin. La domanda è in continuo aumento e giustifica l'impianto di un nuovo generatore eolico da 600 kW, che si affiancherà agli altri tre, le cui sagome slanciate costituiscono l'attrazione del parco turistico del Montcrozin. L'interesse del pubblico per nuove forme di produzione e approvvigionamento energetico, malgrado i maggiori costi, è quindi vivo. Se la nostra legislazione energetica, invece di punire, premiasse economicamente la produzione decentralizzata di energia, avrebbero spazio anche in Svizzera iniziative come quelle sorte in Germania e nel nord Europa, dove analoghi generatori eolici vengono installati e gestiti da agricoltori, gruppi di cittadini, cooperative, piccoli comuni, ricorrendo all'aiuto di banche che sostengono gli investimenti etici ed ecologici. Occorre disoccupare i kilowatt, non gli uomini, afferma von Weizsäcker, ma accade che avvengano le due cose contemporaneamente. L'unione di banche svizzere, che da un lato per la sua politica di concentrazione e di globalizzazione è nell'occhio del ciclone, dall'altro, in modo solo apparentemente contraddittorio, persegue da anni una coerente politica energetica interna. Si pensa spesso che le alternative energetiche possano essere applicate solo su piccola scala, e il pregiudizio che le vede confinate in un ruolo marginale nel contesto globale dell'economia energetica è duro a morire. A Manno, il nuovo gigantesco stabile amministrativo dell'UBS, costruito con precisi obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni, dimostra che i sistemi alternativi si adattano perfettamente anche alla grande scala.
Il progetto Suglio integra sistemi attivi come il fotovoltaico, i pannelli solari per la produzione di acqua calda o la centrale termica, per ora a gas in seguito a idrogeno, in un'architettura che ha fatto i conti con tutte le possibilità di risparmio energetico passivo per ridurre al minimo, ad esempio, le necessità di condizionamento dell'aria o di illuminazione dei locali. Un complesso sistema automatizzato di tende esterne e interne e di pannelli metallici che si orientano secondo la posizione del sole garantisce ad esempio all'interno luce diffusa. Vincitore del premio svizzero per l'energia solare e del prestigioso premio Eurosolar, lo stabile di Suglio permette una drastica riduzione dei costi e dei consumi energetici. Rispetto alla prima pianificazione convenzionale dell'89, garantisce un risparmio di energia elettrica dell'80% e di ben il 50% rispetto alla nuova normativa SIA in vigore. Per ridurre drasticamente il consumo di acqua potabile, si ricorre all'acqua piovana che dal tetto dell'edificio scende in una cisterna di 500 metri cubi e viene utilizzata per l'irrigazione del parco, per la pulizia dello stabile e per il risciacquo dei servizi igienici. L'acqua pompata dalla falda serve per il condizionamento dell'aria secondo il principio del raffreddamento per evaporazione e viene reimmessa in seguito nella falda. Rispetto al fabbisogno idrico di una costruzione tradizionale, l'obiettivo di Suglio è la riduzione del 50% del consumo di acqua potabile e del 30% della produzione di acque luride. Fortunatamente, i nuovi modi di costruire secondo criteri ecologici non sono solo appannaggio dei grandi gruppi finanziari. Anche gli enti pubblici si fanno promotori di iniziative interessanti. Il comune di Le Saint-Thier, nella Valle di Joux, confrontato con la crisi economica e industriale e con la gestione di uno dei più vasti e pregiati territori forestali della Svizzera, ha deciso, con notevole coraggio politico, di promuovere il rilancio della grande tradizione artigianale della valle con l'edificazione di un villaggio industriale utilizzando come materiale da costruzione il legno locale. Grazie alle nuove tecnologie di progettazione e di prefabbricazione di elementi portanti, pavimenti e pareti in legno, i tempi di costruzione si riducono drasticamente e il bilancio ecologico di una struttura come questa, che utilizza legno locale lavorato da segherie locali e messo in opera da imprese della zona, è molto favorevole. Per la prima volta in Svizzera, in questo cantiere, viene utilizzato per la protezione delle pareti esterne dalle intemperie legname trattato secondo un nuovo, rivoluzionario sistema, messo a punto dall'École des Mines di Saint-Étienne in Francia e che verrà in un prossimo futuro applicato industrialmente a Le Brassu dalla segheria Bernet. I coniugi Bernet, che hanno deciso di sposare economia ed ecologia, stanno specializzandosi nelle nuove tecnologie di prefabbricazione di elementi in legno per la costruzione. Il nuovo metodo di trattamento si basa su un procedimento di torrefazione del legno ad alta temperatura che ne modifica la struttura chimico-fisica rendendolo indeformabile e impermeabile, quindi inattaccabile da batteri e muffe, oltre che molto resistente al fuoco. Contrariamente ai procedimenti ordinari, utilizzati ad esempio per i pali telefonici o per i paletti di recinzione, che impiegano sostanze chimiche dannose che sviluppano diossina nell'atmosfera quando il legno viene bruciato, questo nuovo trattamento è assolutamente ecologico e susciterà sicuramente un forte interesse, contribuendo alla durevolezza ed economicità delle costruzioni e delle serramenta in legno, come finestre e porte. Confrontata con la crisi della costruzione e con l'aumento dei costi di esbosco delle foreste indigene, l'industria del legno, grazie anche al sostegno tecnico dei politecnici e delle università, come pure di enti professionali specializzati come la Lignum Svizzera, sta sviluppando strategie nuove e interessanti, perfettamente in linea con il concetto di sviluppo sostenibile. Il legno, energia solare condensata e rinnovabile, sta vivendo un vero e proprio rinascimento come materiale da costruzione estremamente versatile e gradevole,
con costi per il momento analoghi a quelli della costruzione tradizionale, ma destinati a diminuire in futuro. E le nuove possibilità costruttive non mancano di stimolare la creatività degli architetti. Perché produce l'energia, la grande energia del futuro con queste macchine qua. Lui produce 1 milione di kilowatt all'anno, ne usa 300 per lui e 700 li rivende. Compra e vende energia questo ometto. È uno spacciatore di baffi. Schönau, una cittadina della foresta nera dall'apparenza tranquilla, meta di turisti di mezza età in cerca di pace e natura. In realtà Schönau è un fervente laboratorio di democrazia energetica e c'è festa in questi giorni. Beppe Grillo, che 3 anni fa nel suo spettacolo aveva pubblicizzato l'esempio di Schönau, è l'ospite d'onore della festa e terrà a battesimo l'autogestione energetica della cittadina tedesca, diventata realtà dopo oltre 10 anni di lotta. Dopo Chernobyl, un gruppo di abitanti decise di impegnarsi per un futuro senza nucleare, facendo seguire alle parole i fatti. Negli anni ha preso forma un'iniziativa energetica basata su un progetto preciso di liberalizzazione dal basso del mercato energetico. I privati si sono dati i mezzi con una efficacissima campagna di sottoscrizione dal titolo Sono un disturbo elettrico e con l'intervento decisivo di una banca alternativa, la Gemeinschaftsbank, per riscattare al grande monopolista privato la rete elettrica comunale. Hanno inoltre fondato una nuova azienda che compra e distribuisce l'energia elettrica prodotta a Schönau dai singoli cittadini, secondo criteri di efficienza ecologica. Riuscire a creare il consenso attorno a un progetto tanto innovativo ha richiesto un intenso impegno civile, perché in Germania, come in Svizzera, la legislazione energetica favorisce i grossi produttori che hanno grande peso politico. Sugli irriducibili di Schönau si è però concentrata l'attenzione e la solidarietà attiva di tutto il paese e sono decine i comuni tedeschi che cercano di intraprendere iniziative simili. Siamo qui dove vive quello che ha iniziato tutto questo casino, che non ci pensava nessuno, questa ridente cittadina, di farsi l'energia. Dopo Chernobyl sua moglie ha detto: io non voglio più far crescere i miei figli con l'energia nucleare. Allora vediamo Schleideck, che fa il medico, con che energia si alimenta in casa sua. Venite. Ciao. Mike, fammi vedere questo benedetto cogeneratore che fa elettricità e calore. Dai, fammelo vedere. Non basta la efficienza. Allora bisogna probabilmente invertire rotta. Invertire rotta vuol dire chiaramente mettersi in alternativa, andare contro a questa economia. Con molta tranquillità, non si tratta di fare le guerre. Questa economia ha creato una dittatura sui nostri cervelli, ha creato un dominio pesante sul nostro modo di vivere. E questo dominio è a servizio di questa sua legge. Devo produrre, devo vendere sempre di più, quindi tu compra sempre di più. Noi diciamo che invece la strada è un'altra. Obiettivo dei bilanci di giustizia è di modificare la struttura dei consumi correnti, cercando sistematicamente di spostarli verso prodotti, servizi e modi di vivere più ecologici e più solidali. Questa è la distribuzione media dei consumi di una famiglia tipo prima dell'adesione all'iniziativa dei bilanci di giustizia. Con una serie di misure che ogni gruppo familiare si impegna ad attuare, che vanno dal risparmio energetico a un uso più cosciente dell'auto e dei mezzi pubblici, a un diverso modo di alimentarsi, di vestirsi e di divertirsi,
si è arrivati nel 96 a spostare in senso alternativo il 10% dei consumi diretti e a dedicare a investimenti etici un altro 10% del bilancio familiare. In totale, 1.200.000.000 di lire. Siamo convinti che nel mondo c'è una corrente fortissima di persone che ormai criticano questo consumo, questa economia. Noi dobbiamo dare forza a questa corrente, dobbiamo fare che questa corrente diventi pubblica, abbia voce, dia segni. Ecco, se noi uniremo tutte queste forze, credo che l'economia dovrà fare i conti con le 300 famiglie dei bilanci di giustizia. Wir haben ein Geld, was immer Geld verdienen will. Col denaro vogliamo guadagnare sempre più denaro, indipendentemente dall'uso che se ne fa. Così il guadagnare denaro è diventato fine a se stesso e il fine dell'economia non è la soddisfazione dei bisogni oppure la compatibilità ecologica. Questo vuol dire capovolgere il senso stesso dell'economia, perché economia significa cercare di raggiungere un determinato fine con il minimo dispendio possibile. Ma se io mi concentro solo sulla riduzione dei mezzi, perdo di vista i fini. L'economia invece ha bisogno di nuovi obiettivi da conseguire. La società ha bisogno... ...cofinanziata da Greenpeace sulla base della Twingo Renault. È la lampante dimostrazione che la drastica riduzione dei consumi non si scontra con dei limiti tecnologici, bensì con i limiti di una politica energetica che tollera lo spreco. La nostra non è una nuova automobile, è solo un'auto di serie modificata. Con questo abbiamo voluto dimostrare che già oggi ognuna delle auto che sono sulle strade, ogni auto di serie, potrebbe dimezzare la sua emissione di CO2 e il suo consumo di benzina, senza rinunciare al comfort, né alla sicurezza, né alle prestazioni. Il nostro prezioso pianeta è il titolo di un supplemento della rivista Time dell'ottobre 97. La Toyota, il gigante della produzione automobilistica mondiale, ha scelto questo prestigioso spazio per lanciare, con una pubblicità di ben 22 pagine, il nuovo concetto ecologico che sovrintende ad ogni fase della sua produzione automobilistica. Ammiccano al lettore l'auto elettrica e un prototipo di auto a idrogeno che emette solo acqua, ma soprattutto un nuovo modello appena commercializzato in Giappone a un prezzo di soli $4.000 in più di una Toyota tradizionale equivalente. È la Prius. Un motore a benzina di 58 cavalli è accoppiato a un motore elettrico di 41 cavalli che trae corrente da batterie di nuovo tipo, ricaricate in frenata e in discesa. A velocità di crociera funziona solo il motore elettrico. In salita o in accelerazione entra in funzione anche il motore a scoppio. Risultato, consumi più che dimezzati ed emissioni molto inferiori rispetto a un'auto tradizionale. I problemi di oggi dipendono da due fattori. Da una parte abbiamo una bassa efficienza energetica, quindi alte perdite nelle trasformazioni di energia. Dall'altra usiamo fonti energetiche fossili e atomiche che non solo presentano grandi perdite di trasformazione, ma contemporaneamente danneggiano anche la natura, perché sono fonti intrinsecamente dannose quando vengono usate. Ne consegue obbligatoriamente che sia per lo sviluppo economico sia per quello ecologico occorre una riduzione delle perdite di trasformazione. Ciò significa che in questo caso è l'ecologia la forma di economia più efficiente e più produttiva. E contemporaneamente occorrono fonti di energia le cui inevitabili perdite di trasformazione non siano dannose. E questo è possibile solo con fonti di energia prive di emissioni, cioè con l'energia solare nelle sue varie forme. Il Sole ogni anno fornisce alla Terra 15.000 volte più energia di quanta l'umanità ne sta consumando ora. Basterebbe captare un 15.000esimo dell'energia solare irradiata sulla Terra per soddisfare l'attuale sociale di energia. Monsoleil, sopra Saint-Imier, nel Giura Bernese. Qui le Bernische Kraftwerke hanno costruito e gestiscono una grande centrale fotovoltaica sperimentale della potenza di 300 kWh. Un concetto centralistico che corrisponde alla logica di controllo monopolistico di un grande produttore e distributore di energia elettrica
in antitesi quindi con i presupposti di una maggiore democrazia energetica. Una realizzazione che ha però permesso di provare il rendimento e l'affidabilità della tecnologia fotovoltaica. A chi desidera utilizzare energia elettrica di origine non nucleare, le forze motrici bernesi garantiscono, dietro il pagamento di un supplemento di 17 centesimi per kilowattora, la fornitura di corrente proveniente dalla centrale di Montsoleil e dall'altra centrale eolica, questa, del vicino Montcrozin. La domanda è in continuo aumento e giustifica l'impianto di un nuovo generatore eolico da 600 kW, che si affiancherà agli altri tre, le cui sagome slanciate costituiscono l'attrazione del parco turistico del Montcrozin. L'interesse del pubblico per nuove forme di produzione e approvvigionamento energetico, malgrado i maggiori costi, è quindi vivo. Se la nostra legislazione energetica, invece di punire, premiasse economicamente la produzione decentralizzata di energia, avrebbero spazio anche in Svizzera iniziative come quelle sorte in Germania e nel nord Europa, dove analoghi generatori eolici vengono installati e gestiti da agricoltori, gruppi di cittadini, cooperative, piccoli comuni, ricorrendo all'aiuto di banche che sostengono gli investimenti etici ed ecologici. Occorre disoccupare i kilowatt, non gli uomini, afferma von Weizsäcker, ma accade che avvengano le due cose contemporaneamente. L'unione di banche svizzere, che da un lato per la sua politica di concentrazione e di globalizzazione è nell'occhio del ciclone, dall'altro, in modo solo apparentemente contraddittorio, persegue da anni una coerente politica energetica interna. Si pensa spesso che le alternative energetiche possano essere applicate solo su piccola scala, e il pregiudizio che le vede confinati in un ruolo marginale nel contesto globale dell'economia energetica è duro a morire. A Manno, il nuovo gigantesco stabile amministrativo dell'UBS, costruito con precisi obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni, dimostra che i sistemi alternativi si adattano perfettamente anche alla grande scala. Il progetto Suglio integra sistemi attivi come il fotovoltaico, i pannelli solari per la produzione di acqua calda o la centrale termica, per ora a gas. Però la resistenza. È una resistenza da parte di gruppi di interesse che va dalla ricerca di scienziati che contraddicano le raccomandazioni sul clima fino alla diffusione di notizie false o agli attacchi a scienziati e governi che promuovono la protezione del clima. Eppure io credo che la maggioranza dei governi riconoscano che l'uomo sta influenzando il clima e che occorre fare qualcosa. Molto probabilmente a Kyoto verrà firmato un protocollo debole e magro. Ma è sempre così. In tutte le convenzioni si comincia con misure blande e solo più tardi, quando i governi si accorgono che gli impegni non sono poi così dolorosi, solo allora si interviene in modo più deciso. La Smile, l'auto che consuma 3 litri di benzina per 100 km, sviluppata dalla ditta svizzera Venco, finanziata da Greenpeace, sulla base della Twingo Renault. È la lampante dimostrazione che la drastica riduzione dei consumi non si scontra con dei limiti tecnologici, bensì con i limiti di una politica energetica che tollera lo spreco. La nostra non è una nuova automobile, è solo un'auto di serie modificata. Con questo abbiamo voluto dimostrare che già oggi ognuna delle auto che sono sulle strade, ogni auto di serie, potrebbe dimezzare la sua emissione di CO2 e il suo consumo di benzina, senza rinunciare al comfort, né alla sicurezza, né alle prestazioni. Il nostro prezioso pianeta è il titolo di un supplemento della rivista Time dell'ottobre 97. La Toyota, il gigante della produzione automobilistica mondiale, ha scelto questo prestigioso spazio per lanciare, con una pubblicità di ben 22 pagine, il nuovo concetto ecologico che sovrintende ad ogni fase della sua produzione automobilistica. Ammiccano al lettore l'auto elettrica e un prototipo di auto a idrogeno che emette solo acqua, ma soprattutto un nuovo modello appena commercializzato in Giappone a un prezzo di soli $4.000 in più di una Toyota tradizionale equivalente. È la Prius. Un motore a benzina di 58 cavalli è accoppiato a un motore elettrico di 41 cavalli che trae corrente da batterie di nuovo tipo ricaricate in frenata e in discesa. A velocità di crociera funziona solo il motore elettrico. In salita o in accelerazione entra in funzione anche il motore a scoppio.
Risultato? Consumi più che dimezzati ed emissioni molto inferiori rispetto a un'auto tradizionale. I problemi di oggi dipendono da due fattori. Da una parte abbiamo una bassa efficienza energetica, quindi alte perdite nelle trasformazioni di energia. Dall'altra usiamo fonti energetiche fossili e atomiche che non solo presentano grandi perdite di trasformazione, ma contemporaneamente danneggiano anche la natura. Perché sono fonti. Perché produce l'energia, la grande energia del futuro con queste macchine qua. Lui produce 1 milione di kilowatt all'anno, ne usa 300 per lui e 700 li rivende. Compra e vende energia questo ometto. È uno spacciatore di baffi. Schönau, una cittadina della foresta nera dall'apparenza tranquilla, meta di turisti di mezza età in cerca di pace e natura. In realtà Schönau è un fervente laboratorio di democrazia energetica e c'è festa in questi giorni. Beppe Grillo, che 3 anni fa nel suo spettacolo aveva pubblicizzato l'esempio di Schönau, è l'ospite d'onore della festa e terrà a battesimo l'autogestione energetica della cittadina tedesca, diventata realtà dopo oltre 10 anni di lotta. Dopo Chernobyl, un gruppo di abitanti decise di impegnarsi per un futuro senza nucleare, facendo seguire alle parole i fatti. Negli anni ha preso forma un'iniziativa energetica basata su un progetto preciso di liberalizzazione dal basso del mercato energetico. I privati si sono dati i mezzi con una efficacissima campagna di sottoscrizione dal titolo Sono un disturbo elettrico e con l'intervento decisivo di una banca alternativa, la Gemeinschaftsbank, per riscattare al grande monopolista privato la rete elettrica comunale. Hanno inoltre fondato una nuova azienda che compra e distribuisce l'energia elettrica prodotta a Schönau dai singoli cittadini, secondo criteri di efficienza ecologica. Riuscire a creare il consenso attorno a un progetto tanto innovativo ha richiesto un intenso impegno civile, perché in Germania, come in Svizzera, la legislazione energetica favorisce i grossi produttori che hanno grande peso politico. Sugli irriducibili di Schönau si è però concentrata l'attenzione e la solidarietà attiva di tutto il paese e sono decine i comuni tedeschi che cercano di intraprendere iniziative simili. Siamo qui dove vive quello che ha iniziato tutto questo casino, che non ci pensava nessuno, questa ridente cittadina, di farsi l'energia. Dopo Chernobyl sua moglie ha detto: io non voglio più far crescere i miei figli con l'energia nucleare. Allora vediamo Schleideck, che fa il medico, con che energia si alimenta in casa sua. Venite. Ciao, ciao. Mike, fammi vedere questo benedetto cogeneratore che fa elettricità e calore. Dai, fammelo vedere. Spegneremo. Wir werden das Licht ausschalten. L'energia atomica. Wir werden Atomstrom ausschalten. Klar. E accenderemo quella di Schönau. Schönau Energie einschalten. Grazie. Ciao, grazie. I don't speak. Ciao, grazie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey. Schönau ist ein fantastisches. Schönau è un fantastico esempio di articolazione democratica per realizzare una politica alternativa dell'energia. Credo che sia questo il futuro. Per decentralizzare l'offerta di energie ambientalmente compatibili, occorre che anche le strutture di produzione energetica siano decentralizzate. Realizzare ovunque la decentralizzazione energetica scelta da Schönau non è un problema tecnico, dipende solo dalla legislazione sull'energia.
Per lungo tempo l'aumento del volume di beni e di servizi e la crescita della qualità della vita hanno camminato parallelamente. Non è più il caso oggi. In molti paesi industrializzati lo sviluppo del prodotto nazionale lordo non corrisponde più a un aumento del benessere della popolazione. Per l'orientamento unilaterale dell'economia e della politica alla crescita, alla globalizzazione e all'accelerazione, paghiamo un prezzo che va dal degrado ambientale alle malattie di ogni tipo, dalla disgregazione sociale al vuoto di senso, all'aumento della violenza. Non sono solo le risorse naturali che vengono erose, ma anche quelle sociali. Nel cuore industriale della Germania, Wuppertal, da 100 anni una monorotaia garantisce i trasporti pubblici della città. Silenziosa, efficiente, veloce, sorvola gli ingorghi stradali ed è un perfetto esempio di sfruttamento della cosiddetta energia grigia, l'utilizzazione cioè di quanto già esiste mantenendolo efficiente. Una preesistenza storica in sintonia con le proposte dell'Istituto di Wuppertal per il clima, l'ambiente e l'energia. Nel 1995 l'Istituto ha pubblicato uno studio che sta avendo in Germania un forte impatto politico e sociale. Edito in Italia con il titolo Futuro Sostenibile, funde il rigore scientifico con l'ispirazione etica, proponendo obiettivi e percorsi per una riconversione ecologica nei paesi industrializzati. In unserem Buch über ein zukunftsfähiges Deutschland, Futuro Sostenibile, nel nostro libro Futuro Sostenibile abbiamo posto anche il problema della equità internazionale. Così constatiamo che noi europei, rispetto agli africani o agli indiani, consumiamo troppo. Dobbiamo quindi imparare una specie di nuova sobrietà. Slader, pazzo, dice! Vieni qua, Slader! Mi ha impressionato per la grandezza! La grandezza del... La grandezza dell'uomo! Le scarpe! Con lui vorrei inaugurare la nuova energia di Schonau che possa espandersi in tutto il mondo. Tirando questa simbolica leva con lui, spegneremo l'energia atomica. E accenderemo quella di Schonau. Schonau energia einschalten. Grazie. Ciao, grazie. I don't speak. Ciao, grazie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey. Schönau ist ein fantastisches. Schönau è un fantastico esempio di articolazione democratica per realizzare una politica alternativa dell'energia. Credo che sia questo il futuro. Per decentralizzare l'offerta di energie ambientalmente compatibili, occorre che anche le strutture di produzione energetica siano decentralizzate. Realizzare ovunque la decentralizzazione energetica scelta da Schönau non è un problema tecnico, dipende solo dalla legislazione sull'energia. Per lungo tempo l'aumento del volume di beni e di servizi e la crescita della qualità della vita hanno camminato parallelamente. Non è più il caso oggi. In molti paesi industrializzati lo sviluppo del prodotto nazionale lordo non corrisponde più a un aumento del benessere della popolazione. Per l'orientamento unilaterale dell'economia e della politica alla crescita, alla globalizzazione e all'accelerazione, paghiamo un prezzo che va dal degrado ambientale alle malattie di ogni tipo, dalla disgregazione sociale al vuoto di senso, all'aumento della violenza. Non sono solo le risorse naturali che vengono erose, ma anche quelle sociali. Nel cuore industriale della Germania, Wuppertal, da 100 anni una monorotaia garantisce i trasporti pubblici della città. Silenziosa, efficiente, veloce, sorvola gli ingorghi stradali ed è un perfetto esempio di sfruttamento della cosiddetta energia grigia, l'utilizzazione cioè di quanto già esiste mantenendolo efficiente. Una preesistenza storica in sintonia con le proposte dell'Istituto di Wuppertal per il clima, l'ambiente e l'energia. Nel 1995 l'Istituto ha pubblicato uno studio che sta avendo in Germania un forte impatto politico e sociale. Edito in Italia con il titolo Futuro Sostenibile, funde il rigore scientifico con l'ispirazione etica,
proponendo obiettivi e percorsi per una riconversione ecologica. I privati si sono dati i mezzi con una efficacissima campagna di sottoscrizione dal titolo Sono un disturbo elettrico e con l'intervento decisivo di una banca alternativa, la Gemeinschaftsbank, per riscattare al grande monopolista privato la rete elettrica comunale. Hanno inoltre fondato una nuova azienda che compra e distribuisce l'energia elettrica prodotta a Schonau dai singoli cittadini, secondo criteri di efficienza ecologica. Riuscire a creare il consenso attorno a un progetto tanto innovativo ha richiesto un intenso impegno civile, perché in Germania, come in Svizzera, la legislazione energetica favorisce i grossi produttori che hanno grande peso politico. Sugli irriducibili di Schonau si è però concentrata l'attenzione e la solidarietà attiva di tutto il paese e sono decine i comuni tedeschi che cercano di intraprendere iniziative simili. Siamo qui dove vive quello che ha iniziato tutto questo casino, che non ci pensava nessuno in questa ridente cittadina di farsi l'energia. Dopo Chernobyl sua moglie ha detto: io non voglio più far crescere i miei figli con l'energia nucleare. Allora vediamo Schleideck che fa il medico con che energia si alimenta in casa sua. Venite. Ciao. No. Mike, fammi vedere questo benedetto cogeneratore che fa elettricità e calore. Dai, fammelo vedere. È questo. Questo è il cogeneratore. Vuoi dirmi che tu ti fai il calore per l'acqua calda che sta qua dentro, l'acqua calda, e l'elettricità con un motorino? Cos'è? Un motorino di una macchina normale? Questo motorino fa elettricità e calore. Cacchio, una cosa fatta 50 anni fa. Non è una roba. Il futuro l'hanno già inventato 50 anni fa. Lo faceva persino la FIA. Il Totti, devono averlo ucciso l'ingegnere che ha inventato il Totti. Perché questo funziona e lo fa funzionare un medico, non un ingegnere, un dottore. E poi la cosa straordinaria, secondo me, è proprio vedere il futuro in questo pannello. La legge della domanda e dell'offerta. Di qua abbiamo il contatore dove devi pagare, quello che abbiamo anche noi qui, devi pagare e qui devi ricevere. Perché lui, il nostro medico di Schonau, l'elettricità che non usa se la vende e la vende a un altro come lui, a un cittadino, libero commercio di una merce normalissima che è l'energia. Se nel campo del denaro si vogliono sviluppare alternative, occorre una banca, perché è questo lo strumento per lavorare con il denaro. Analogamente, per realizzare qualcosa di diverso nel campo dell'energia, lo strumento è la rete elettrica, perché è la rete elettrica che permette di costruire il mercato e di fare investimenti. È per questo che, come banchiere, l'iniziativa di Schonau mi ha interessato non solo per la sua componente ecologica, ma molti dei cosiddetti paesi in via di sviluppo hanno un consumo materiale pro capite molto inferiore al nostro. Il loro attuale modello di sviluppo tende idealmente a portarli al nostro livello. Sappiamo però che per ragioni ecologiche, paesi come la Cina o l'India non potranno raggiungere i nostri livelli di consumo senza danneggiare gravemente l'ecosfera. Per questo è fondamentale che le nazioni ricche dell'Occidente abbiano il coraggio di adottare, soprattutto in casa loro, un nuovo modello di sviluppo che impieghi molto meno risorse. Solo quando il Nord riuscirà a svilupparsi secondo criteri ecologici potrà diventare un modello e offrire soluzioni ai paesi del Sud che non sono disposti a rinunciare alla corsa al benessere che noi abbiamo innescato. Tocca a noi dimostrare che si può creare benessere, addirittura maggior benessere, con molto meno risorse. Per questo siamo noi i veri paesi in via di sviluppo. Questo modello, realizzato dal Deutsches Klimarechnungszentrum, mostra l'aumento nel corso degli ultimi 70 anni della concentrazione nell'atmosfera degli aerosol derivanti dalle emissioni di ossido di zolfo. È evidente come la maggior concentrazione corrisponda alle nazioni più industrializzate. Fino ad oggi i paesi più popolosi erano responsabili di una parte minima dell'inquinamento atmosferico. In futuro però, se non si cambia modello di sviluppo, proprio da loro verranno i maggiori pericoli per l'ecosistema mondiale. Un'evidenza che si scontra però con l'inerzia del sistema politico-economico e con il dominio dell'economia sulla politica. Harmut Grassel, direttore del programma per il clima mondiale, è uno dei responsabili della crescente presa di coscienza del superamento dei limiti ecologici. Seit etwa einem Jahr
Se l'uomo stia influenzando il clima globale, è una domanda a cui circa un anno fa gli scienziati hanno dato una risposta a tutti i governi. Gli scienziati hanno detto che nelle osservazioni meteorologiche già ora sono riconoscibili le impronte digitali dell'uomo. Hanno però anche detto che sappiamo solo di avere un'influenza sul clima, ma che non possiamo dire se il riscaldamento che osserviamo sia causato completamente dall'uomo oppure solo in parte. Questo modello presenta l'evoluzione della temperatura a livello mondiale negli ultimi 100 anni. Se fino agli anni 20 la leggera fluttuazione delle temperature è attribuibile a cause naturali, in seguito, l'aumento progressivo delle temperature misurate sul globo corrisponde alla vertiginosa crescita industriale del secondo dopoguerra. I valori degli anni 80 e 90 indicano un riscaldamento globale, ma anche un leggero raffreddamento sopra le nazioni più industrializzate, dovuto a una minore penetrazione dell'irraggiamento solare causato dagli aerosol, rappresentati in immagine che i sistemi alternativi si adattano perfettamente anche alla grande scala. Il progetto Suglio integra sistemi attivi come il fotovoltaico, i pannelli solari per la produzione di acqua calda o la centrale termica, per ora a gas in seguito a idrogeno, in un'architettura che ha fatto i conti con tutte le possibilità di risparmio energetico passivo per ridurre al minimo, ad esempio, le necessità di condizionamento dell'aria o di illuminazione dei locali. Un complesso sistema automatizzato di tende esterne e interne e di pannelli metallici che si orientano secondo la posizione del sole garantisce ad esempio all'interno luce diffusa. Vincitore del premio svizzero per l'energia solare e del prestigioso premio Eurosolar, lo stabile di Suglio permette una drastica riduzione dei costi e dei consumi energetici. Rispetto alla prima pianificazione convenzionale dell'89, garantisce un risparmio di energia elettrica dell'80% e di ben il 50% rispetto alla nuova normativa SIA in vigore. Per ridurre drasticamente il consumo di acqua potabile, si ricorre all'acqua piovana che dal tetto dell'edificio scende in una cisterna di 500 metri cubi e viene utilizzata per l'irrigazione del parco, per la pulizia dello stabile e per il risciacquo dei servizi igienici. L'acqua pompata dalla falda serve per il condizionamento dell'aria secondo il principio del raffreddamento per evaporazione e viene reimmessa in seguito nella falda. Rispetto al fabbisogno idrico di una costruzione tradizionale, l'obiettivo di Suglio è la riduzione del 50% del consumo di acqua potabile e del 30% della produzione di acque luride. Fortunatamente, i nuovi modi di costruire secondo criteri ecologici non sono solo appannaggio dei grandi gruppi finanziari. Anche gli enti pubblici si fanno promotori di iniziative interessanti. Il comune di Le Saint-Thier, nella Valle di Joux, confrontato con la crisi economica e industriale e con la gestione di uno dei più vasti e pregiati territori forestali della Svizzera, ha deciso, con notevole coraggio politico, di promuovere il rilancio della grande tradizione artigianale della valle con l'edificazione di un villaggio industriale utilizzando come materiale da costruzione il legno locale. Grazie alle nuove tecnologie di progettazione e di prefabbricazione di elementi portanti, pavimenti e pareti in legno, i tempi di costruzione si riducono drasticamente e il bilancio ecologico di una struttura come questa, che utilizza legno locale lavorato da segherie locali e messo in opera da imprese della zona, i pubblici si fanno promotori di iniziative interessanti. Il comune di Le Saint-Thier, nella Valle di Joux, confrontato con la crisi economica e industriale e con la gestione di uno dei più vasti e pregiati territori forestali della Svizzera, ha deciso, con notevole coraggio politico, di promuovere il rilancio della grande tradizione artigianale della valle con l'edificazione di un villaggio industriale utilizzando come materiale da costruzione il legno locale. Grazie alle nuove tecnologie di progettazione e di prefabbricazione di elementi portanti, pavimenti e pareti in legno, i tempi di costruzione si riducono drasticamente e il bilancio ecologico di una struttura come questa, che utilizza legno locale lavorato da segherie locali e messo in opera da imprese della zona, è molto favorevole.
Per la prima volta in Svizzera, in questo cantiere, viene utilizzato per la protezione delle pareti esterne dalle intemperie legname trattato secondo un nuovo, rivoluzionario sistema messo a punto dall'École des Mines di Saint-Étienne in Francia e che verrà in un prossimo futuro applicato industrialmente a Le Brassu dalla segheria Bernet. I coniugi Bernet, che hanno deciso di sposare economia ed ecologia, stanno specializzandosi nelle nuove tecnologie di prefabbricazione di elementi in legno per la costruzione. Il nuovo metodo di trattamento si basa su un procedimento di torrefazione del legno ad alta temperatura che ne modifica la struttura chimico-fisica, rendendolo indeformabile e impermeabile, quindi inattaccabile da batteri e muffe, oltre che molto resistente al fuoco. Contrariamente ai procedimenti ordinari, utilizzati ad esempio per i pali telefonici o per i paletti di recinzione, che impiegano sostanze chimiche dannose che sviluppano diossina nell'atmosfera quando il legno viene bruciato, questo nuovo trattamento è assolutamente ecologico e susciterà sicuramente un forte interesse, contribuendo alla durevolezza ed economicità delle costruzioni e delle serramenta in legno, come finestre e porte. Confrontata con la crisi della costruzione e con l'aumento dei costi di esbosco delle foreste indigene, l'industria del legno, grazie anche al sostegno tecnico dei politecnici e delle università, come pure di enti professionali specializzati come la Lignum Svizzera, sta sviluppando strategie nuove e interessanti, perfettamente in linea con il concetto di sviluppo sostenibile. Il legno, energia solare condensata e rinnovabile, sta vivendo un vero e proprio rinascimento come materiale da costruzione estremamente versatile e gradevole, con costi per il momento analoghi a quelli della costruzione tradizionale, ma destinati a diminuire in futuro. E le nuove possibilità costruttive non mancano di stimolare la creatività degli architetti. Die zwei größte Atomenergieunternehmen der Welt, la Westinghouse, Westinghouse e General Electric. General Electric, General Electric, ah, è uguale. Hanno, sono i più grossi produttori di energia nucleare del mondo, ma hanno anche le due televisioni più potenti del mondo. Aber die besitzen auch die zwei mächtigsten Fernsehkanäle der Welt. Allora bisogna tagliare. Man muss schneiden. L'energia ce la facciamo come Schladek. Die Energie machen wir selber wie Schladek. Cogenerazione. Allora chiamo qua Schlader. Ich rufe il Schladek. Medico pazzo dice: vieni qua Schlader. Mi ha impressionato per la grandezza. La grandezza del la grandezza dell'uomo, le scarpe, con lui vorrei inaugurare la nuova energia di Schonau che possa espandersi in tutto il mondo, tirando questa simbolica leva con lui spegneremo. Wir werden das Licht ausschalten. L'energia atomica. Wir werden Atomstrom ausschalten. Klar! E accenderemo quella di Schonau. Schonau Energie einschalten. Grazie. Ciao, grazie. I don't speak. Ciao, grazie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey. Schönau ist ein fantastisches. Schönau è un fantastico esempio di articolazione democratica per realizzare una politica alternativa dell'energia. Credo che sia questo il futuro. Per decentralizzare l'offerta di energie ambientalmente compatibili, occorre che anche le strutture di produzione energetica siano decentralizzate. Realizzare ovunque la decentralizzazione energetica scelta da Schonau non è un problema tecnico, dipende solo dalla legislazione sull'energia.
Per lungo tempo l'aumento del volume di beni e di servizi e la crescita della qualità della vita hanno camminato parallelamente. Non è più il caso oggi. In molti paesi industrializzati lo sviluppo del prodotto nazionale lordo non corrisponde più a un aumento del benessere della popolazione. Per l'orientamento unilaterale dell'economia e della politica alla crescita, alla globalizzazione e all'accelerazione, paghiamo un prezzo che va dal degrado ambientale alle malattie di ogni tipo, dalla disgamente. E il bilancio ecologico di una struttura come questa, che utilizza legno locale lavorato da segherie locali e messo in opera da imprese della zona, è molto favorevole. Per la prima volta in Svizzera, in questo cantiere, viene utilizzato, per la protezione delle pareti esterne dalle intemperie, legname trattato secondo un nuovo, rivoluzionario sistema, messo a punto dall'École des Mines di Saint-Étienne in Francia e che verrà in un prossimo futuro applicato industrialmente a Le Brassu dalla segheria Bernet. I coniugi Bernet, che hanno deciso di sposare economia ed ecologia, stanno specializzandosi nelle nuove tecnologie di prefabbricazione di elementi in legno per la costruzione. Il nuovo metodo di trattamento si basa su un procedimento di torrefazione del legno ad alta temperatura che ne modifica la struttura chimico-fisica, rendendolo indeformabile e impermeabile, quindi inattaccabile da batteri e muffe, oltre che molto resistente al fuoco. Contrariamente ai procedimenti ordinari, utilizzati ad esempio per i pali telefonici o per i paletti di recinzione, che impiegano sostanze chimiche dannose che sviluppano diossina nell'atmosfera quando il legno viene bruciato, questo nuovo trattamento è assolutamente ecologico e susciterà sicuramente un forte interesse, contribuendo alla durevolezza ed economicità delle costruzioni e delle serramenta in legno, come finestre e porte. Confrontata con la crisi della costruzione e con l'aumento dei costi di esbosco delle foreste indigene, l'industria del legno, grazie anche al sostegno tecnico dei politecnici e delle università, come pure di enti professionali specializzati come la Lignum Svizzera, sta sviluppando strategie nuove e interessanti, perfettamente in linea con il concetto di sviluppo sostenibile. Il legno, energia solare condensata e rinnovabile, sta vivendo un vero e proprio rinascimento come materiale da costruzione estremamente versatile e gradevole, con costi per il momento analoghi a quelli della costruzione tradizionale, ma destinati a diminuire in futuro. E le nuove possibilità costruttive non mancano di stimolare la creatività degli architetti. Losanna, una casa di 4 appartamenti costruita interamente in legno dall'architetto Patrick Vogel, del rinomato studio Atelier Cube. Vogel, che in un primo tempo aveva progettato una costruzione con materiali tradizionali, sollecitato dall'amico committente che desiderava una casa ecologica in legno, ha accolto la sfida e le sue resistenze iniziali, tecniche e culturali, si sono a poco sciolte. La costruzione, in gran parte prefabbricata, in 3 giorni era a tetto tra lo stupore dei vicini e dello stesso... Con un altro criterio si può invece definire l'efficienza come il numero di destinazioni che ogni giorno devono essere raggiunte da ogni persona diviso per il corrispondente consumo di energia. Ci accorgiamo allora che calcolando pro capite gli indiani o i cinesi sono più efficienti degli americani o degli europei. Noi consumiamo una quantità incredibile di tempo e di risorse per raggiungere ogni tipo di destinazione. Molti dei cosiddetti paesi in via di sviluppo hanno un consumo materiale pro capite molto inferiore al nostro. Il loro attuale modello di sviluppo tende idealmente a portarli al nostro livello. Sappiamo però che per ragioni ecologiche paesi come la Cina o l'India non potranno raggiungere i nostri livelli di consumo senza danneggiare gravemente l'ecosfera. Per questo è fondamentale che le nazioni ricche dell'Occidente abbiano il coraggio di adottare, soprattutto in casa loro, un nuovo modello di sviluppo che impieghi molto meno risorse. Solo quando il Nord riuscirà a svilupparsi secondo criteri ecologici potrà diventare un modello e offrire soluzioni ai paesi del Sud che non sono disposti a rinunciare alla corsa al benessere che noi abbiamo innescato.
Tocca a noi dimostrare che si può creare benessere, addirittura maggior benessere, con molto meno risorse. Per questo siamo noi i veri paesi in via di sviluppo. Questo modello, realizzato dal Deutsches Klimarechnungszentrum, mostra l'aumento nel corso degli ultimi 70 anni della concentrazione nell'atmosfera degli aerosol derivanti dalle emissioni di ossido di zolfo. È evidente come la maggior concentrazione corrisponda alle nazioni più industrializzate. Fino ad oggi i paesi più popolosi erano responsabili di una parte minima dell'inquinamento atmosferico. In futuro però, se non si cambia modello di sviluppo, proprio da loro verranno i maggiori pericoli per l'ecosistema mondiale. Un'evidenza che si scontra però con l'inerzia del sistema politico-economico e con il dominio dell'economia sulla politica. Harmut Grassel, direttore del programma per il clima mondiale, è uno dei responsabili della crescente presa di coscienza del superamento dei limiti ecologici. Seit etwa einem Jahr haben die Wissenschaftler an alle... Se l'uomo stia influenzando il clima globale, è una domanda a cui circa un anno fa gli scienziati hanno dato una risposta a tutti i governi. Gli scienziati hanno detto che nelle osservazioni meteorologiche già ora sono riconoscibili le impronte digitali dell'uomo. Hanno però anche detto che sappiamo solo di avere un'influenza sul clima, ma che non possiamo dire se il riscaldamento che osserviamo... Con un dignitoso livello di vita delle popolazioni del resto del mondo, questi nuclei familiari hanno deciso di analizzare e rivedere i propri consumi, rendendoli compatibili con i propri valori etici e con un modello sostenibile di sviluppo. Ideatore e animatore di questa iniziativa, insieme all'economista Alberto Castagnola, Don Gianni Fazzini, prete operaio. Quando l'economia uccide, bisogna cambiare l'economia, afferma. E vedere se c'è qualche sinergia da poter mettere in campo. Io voglio una macchina che consumi un terzo di quello che... e so che è possibile farla. E so che intanto le case automobilistiche non la fanno. E quindi credo che è importante una spinta della base, una spinta della gente, dei consumatori, per arrivare a ottenere queste cose che altri impediscono, altri, i petrolieri non permettono di ottenere. Però ho anche chiaro che non basta l'efficienza. Allora bisogna probabilmente invertire rotta. Invertire rotta vuol dire chiaramente mettersi in alternativa, andare contro a questa economia. Con molta tranquillità, non si tratta di fare le guerre. Questa economia ha creato una dittatura sui nostri cervelli, ha creato un dominio pesante sul nostro modo di vivere. E questo dominio è a servizio di questa sua legge. Devo produrre, devo vendere sempre di più, quindi tu compra sempre di più. Noi diciamo che invece la strada è un'altra. Obiettivo dei bilanci di giustizia è di modificare la struttura dei consumi correnti, cercando sistematicamente di spostarli verso prodotti, servizi e modi di vivere più ecologici e più solidali. Questa è la distribuzione media dei consumi di una famiglia tipo prima dell'adesione all'iniziativa dei bilanci di giustizia. Con una serie di misure che ogni gruppo familiare si impegna ad attuare, che vanno dal risparmio energetico a un uso più cosciente dell'auto e dei mezzi pubblici, a un diverso modo di alimentarsi, di vestirsi e di divertirsi, si è arrivati nel 96 a spostare in senso alternativo il 10% dei consumi diretti e a dedicare a investimenti etici un altro 10% del bilancio familiare. In totale 1 miliardo e 200 milioni di lire. Siamo convinti che nel mondo c'è una corrente fortissima di persone che ormai criticano questo consumo, questa economia. Noi dobbiamo dare forza a questa corrente, dobbiamo fare che questa corrente... Cogenerazione! Allora chiamo qua Schlader, il medico pazzo, dice. Vieni qua Schlader, mi ha impressionato per la grandezza del... Era mir sehr imponiert. La grandezza dell'uomo, le scarpe... Weil er so große Schuhe hat. Con lui vorrei inaugurare... la nuova energia di Schonau
che possa espandersi in tutto il mondo. Tirando questa simbolica leva con lui, spegneremo. Wir werden das Licht ausschalten. L'energia atomica. Wir werden Atomstrom ausschalten. Klar! E accenderemo quella di Schonauer. Schonauer Energie einschalten. Grazie. Ciao, grazie. I don't speak. Ciao, grazie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey. Schönau ist ein fantastisches. Schönau è un fantastico esempio di articolazione democratica per realizzare una politica alternativa dell'energia. Credo che sia questo il futuro. Per decentralizzare l'offerta di energie ambientalmente compatibili, occorre che anche le strutture di produzione energetica siano decentralizzate. Realizzare ovunque la decentralizzazione energetica scelta da Schönau non è un problema tecnico, dipende solo dalla legislazione sull'energia. Per lungo tempo l'aumento del volume di beni e di servizi e la crescita della qualità della vita hanno camminato parallelamente. Non è più il caso oggi. In molti paesi industrializzati lo sviluppo del prodotto nazionale lordo non corrisponde più a un aumento del benessere della popolazione. Per l'orientamento unilaterale dell'economia e della politica alla crescita, alla globalizzazione e all'accelerazione, paghiamo un prezzo che va dal degrado ambientale alle malattie di ogni tipo, dalla disgregazione sociale al vuoto di senso, all'aumento della violenza. Non sono solo le risorse naturali che vengono erose, ma anche quelle sociali. Nel cuore industriale della Germania, Wuppertal, da 100 anni una monorotaia garantisce i trasporti pubblici della città. Silenziosa, efficiente, veloce, sorvola gli ingorghi stradali ed è un perfetto esempio di sfruttamento della cosiddetta energia grigia, l'utilizzazione cioè di quanto già esiste mantenendolo efficiente. Una preesistenza storica in sintonia con le proposte dell'Istituto di Wuppertal per il clima, l'ambiente e l'energia. Nel 1995 l'Istituto ha pubblicato uno studio che sta avendo in Germania un forte impatto politico e sociale. Edito in Italia con il titolo Futuro sostenibile, fonde il rigore scientifico. Se l'uomo stia influenzando il clima globale, è una domanda a cui circa un anno fa gli scienziati hanno dato una risposta a tutti i governi. Gli scienziati hanno detto che nelle osservazioni meteorologiche già ora sono riconoscibili le impronte digitali dell'uomo. Hanno però anche detto che sappiamo solo di avere un'influenza sul clima, ma che non possiamo dire se il riscaldamento che osserviamo sia causato completamente dall'uomo oppure solo in parte. Questo modello presenta l'evoluzione della temperatura a livello mondiale negli ultimi 100 anni. Se fino agli anni 20 la leggera fluttuazione delle temperature è attribuibile a cause naturali, in seguito, l'aumento progressivo delle temperature misurate sul globo corrisponde alla vertiginosa crescita industriale del secondo dopoguerra. I valori degli anni 80 e 90 indicano un riscaldamento globale, ma anche un leggero raffreddamento sopra le nazioni più industrializzate, dovuto a una minore penetrazione dell'irraggiamento solare causato dagli aerosol, rappresentati in immagine dalla nuvola grigia. Per i prossimi 50 anni, se le emissioni continueranno ad aumentare, si prevede un forte riscaldamento globale dell'atmosfera, a cui contribuiranno in modo determinante i paesi attualmente in via di sviluppo. I gruppi che guadagnano sulla distribuzione e sulla vendita dei combustibili fossili sono numerosissimi. Per questo c'è una forte resistenza a ridurre l'emissione dei gas di serra. Questa riduzione sarebbe però necessaria per rallentare il cambiamento del clima. Fermare questo cambiamento ormai non è più possibile. Possiamo solo intervenire per rallentare il fenomeno, perché una gran parte di ciò che abbiamo emesso nell'atmosfera non è ancora visibile nei cambiamenti climatici e avrà i suoi effetti solo fra alcuni decenni.
La resistenza dei maggiori paesi industrializzati, come gli Stati Uniti, a ridurre decisamente le proprie emissioni globali, oltre che inaccettabile moralmente, è incomprensibile dal punto di vista puramente economico, se si considera che gli eventi climatici estremi provocano enormi costi finanziari e sociali. Climatologi e grandi compagnie di assicurazione ritengono che la loro maggiore frequenza sia dovuta all'attività dell'uomo. Abbiamo intervistato Harmut Grassel pochi giorni prima della sua partenza per Kyoto, sede all'inizio di dicembre 97 della Conferenza Mondiale sul Clima. Ci ha detto di preferire un protocollo magro con obiettivi minimi ma precisi, piuttosto che correre il rischio di licenziare un accordo più... Se non vivi come pensi, finirai per pensare come vivi. Ginevra, quartiere delle Grotte, a ridosso della stazione. Un quartiere storico dove convivono abitazioni popolari, artigianato e piccola industria, preservato dalla distruzione e dalla speculazione grazie anche alla tenace resistenza degli abitanti, riuniti in associazione di quartiere. Nell'ambito del rinnovamento di uno degli isolati, che prevede la creazione di appartamenti ad affitti moderati, nella corte interna, l'Atelier 89, vincitore di un concorso internazionale, ha costruito uno stabile di legno che in 8 appartamenti ospiterà 32 studenti. Un progetto ardito che, richiamandosi alla tradizione di costruire in legno gli edifici accessori all'interno delle corti urbane, mette nuovamente a confronto questo materiale caldo e naturale con il cemento e il sasso della struttura cittadina. Sono occorsi 3 mesi e solo 60.000 franchi di materiale a un gruppo di disoccupati per costruire questo enorme capannone, secondo il progetto di uno dei massimi esperti europei della costruzione in legno, il professor Natterer di Losanna. Ospita un sogno che giorno dopo giorno si sta materializzando in una splendida struttura di larice e quercia delle foreste vodesi, la Galera di Morges, una nave a remi di 60 metri del XVI secolo, costruita su piani originali da un gruppo di artigiani del legno disoccupati. Spinta dalla forza di 150 rematori, solcherà il Lemano in occasione della prossima Fête des Vignerons del 99, per diventare poi un'attrazione turistica. Oltre ad aver dato lavoro in 4 anni a 300 persone, l'elegante galera, visitata nel 97 da 30.000 persone, creerà anche in futuro nuovi e pregiati impieghi. Le nuove tecnologie costruttive piegano il legno alle più svariate esigenze. ALIS, la scuola forestale intercantonale, uno stabile di 160 metri di lunghezza su 3 piani, è la vetrina delle attuali possibilità tecniche ed estetiche della costruzione in legno. Committenti e architetti che disponevano del legname di varie specie delle foreste del Canton Berna, faggio, abete e larice, hanno voluto dimostrare che non soltanto il cuore pregiato dei tronchi, ma anche le parti considerate di scarto dal mercato, oltre a svolgere il loro compito funzionale, possono avere una dignità estetica. Con l'utilizzo di truciolato di legna come combustibile per la centrale termica dello stabile, il ciclo si chiude. Paesi come la Cina o l'India non potranno raggiungere i nostri livelli di consumo senza danneggiare gravemente l'ecosfera. Per questo è fondamentale che le nazioni ricche dell'Occidente abbiano il coraggio di adottare, soprattutto in casa loro, un nuovo modello di sviluppo che impieghi molto meno risorse. Solo quando il Nord riuscirà a svilupparsi secondo criteri ecologici potrà diventare un modello e offrire soluzioni ai paesi del Sud che non sono disposti a rinunciare alla corsa al benessere che noi abbiamo innescato. Tocca a noi dimostrare che si può creare benessere, addirittura maggior benessere, con molto meno risorse. Per questo siamo noi i veri paesi in via di sviluppo. Questo modello, realizzato dal Deutsches Klimarechnungszentrum, mostra l'aumento nel corso degli ultimi 70 anni della concentrazione nell'atmosfera degli aerosol derivanti dalle emissioni di ossido di zolfo. È evidente come la maggior concentrazione corrisponda alle nazioni più industrializzate. Fino ad oggi i paesi più popolosi erano responsabili di una parte minima dell'inquinamento atmosferico. In futuro però, se non si cambia modello di sviluppo, proprio da loro verranno i maggiori pericoli per l'ecosistema mondiale.
in evidenza che si scontra però con l'inerzia del sistema politico-economico e con il dominio dell'economia sulla politica. Harmut Grassel, direttore del programma per il clima mondiale, è uno dei responsabili della crescente presa di coscienza del superamento dei limiti ecologici. Seit etwa einem Jahr haben die Wissenschaftler an alle. Se l'uomo stia influenzando il clima globale, è una domanda a cui circa un anno fa gli scienziati hanno dato una risposta a tutti i governi. Gli scienziati hanno detto che nelle osservazioni meteorologiche già ora sono riconoscibili le impronte digitali dell'uomo. Hanno però anche detto che sappiamo solo di avere un'influenza sul clima, ma che non possiamo dire se il riscaldamento che osserviamo sia causato completamente dall'uomo oppure solo in parte. Questo modello presenta l'evoluzione della temperatura a livello mondiale negli ultimi 100 anni. Se fino agli anni 20 la leggera fluttuazione delle temperature è attribuibile a cause naturali, in seguito, l'aumento progressivo delle temperature misurate sul globo corrisponde alla vertiginosa crescita industriale del secondo dopoguerra. I valori degli anni 80 e 90 indicano un riscaldamento globale, ma anche un leggero raffreddamento sopra le nazioni più industrializzate, dovuto a una minore penetrazione dell'irraggiamento solare causato dagli aerosol, rappresentati in immagine dalla nuvola grigia. Per i prossimi 50 anni, se le emissioni continueranno ad aumentare, si prevede un forte riscaldamento globale dell'atmosfera, a cui contribuiranno in modo determinante i paesi attualmente in via di sviluppo. Persegue da anni una coerente politica energetica interna. Si pensa spesso che le alternative energetiche possano essere applicate solo su piccola scala, e il pregiudizio che le vede confinati in un ruolo marginale nel contesto globale dell'economia energetica è duro a morire. A Manno, il nuovo gigantesco stabile amministrativo dell'UBS, costruito con precisi obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni, dimostra che i sistemi alternativi si adattano perfettamente anche alla grande scala. Il progetto Suglio integra sistemi attivi come il fotovoltaico, i pannelli solari per la produzione di acqua calda o la centrale termica, per ora a gas in seguito a idrogeno, in un'architettura che ha fatto i conti con tutte le possibilità di risparmio energetico passivo per ridurre al minimo, ad esempio, le necessità di condizionamento dell'aria o di illuminazione dei locali. Un complesso sistema automatizzato di tende esterne e interne e di pannelli metallici che si orientano secondo la posizione del sole garantisce ad esempio all'interno luce diffusa. Vincitore del premio svizzero per l'energia solare e del prestigioso premio Eurosolar, lo stabile di Suglio permette una drastica riduzione dei costi e dei consumi energetici. Rispetto alla prima pianificazione convenzionale dell'89, garantisce un risparmio di energia elettrica dell'80% e di ben il 50% rispetto alla nuova normativa SIA in vigore. Per ridurre drasticamente il consumo di acqua potabile, si ricorre all'acqua piovana che dal tetto dell'edificio scende in una cisterna di 500 metri cubi e viene utilizzata per l'irrigazione del parco, per la pulizia dello stabile e per il risciacquo dei servizi igienici. L'acqua pompata dalla falda serve per il condizionamento dell'aria secondo il principio del raffreddamento per evaporazione e viene reimmessa in seguito nella falda. Rispetto al fabbisogno idrico di una costruzione tradizionale, l'obiettivo di Suglio è la riduzione del 50% del consumo di acqua potabile e del 30% della produzione di acque luride. Fortunatamente, i nuovi modi di costruire secondo criteri ecologici non sono solo appannaggio dei grandi gruppi finanziari. Anche gli enti pubblici si fanno promotori di iniziative interessanti. Il comune di Le Saint-Thier, nella Valle di Joux, confrontato con la crisi economica e industriale e con la gestione di uno dei più vasti e pregiati territori forestali della Svizzera, ha deciso, con notevole coraggio politico, di promuovere il rilancio della grande tradizione. Eppure io credo che la maggioranza dei governi riconoscano che l'uomo sta influenzando il clima e che occorre fare qualcosa. Molto probabilmente a Kyoto verrà firmato un protocollo debole e magro.
Ma è sempre così. In tutte le convenzioni si comincia con misure blande e solo più tardi, quando i governi si accorgono che gli impegni non sono poi così dolorosi, solo allora si interviene in modo più deciso. La Smile, l'auto che consuma 3 litri di benzina per 100 km, sviluppata dalla ditta svizzera Venco, finanziata da Greenpeace, sulla base della Twingo Renault. È la lampante dimostrazione che la drastica riduzione dei consumi non si scontra con dei limiti tecnologici, bensì con i limiti di una politica energetica che tollera lo spreco. La nostra non è una nuova automobile, è solo un'auto di serie modificata. Con questo abbiamo voluto dimostrare che già oggi ognuna delle auto che sono sulle strade, ogni auto di serie, potrebbe dimezzare la sua emissione di CO2 e il suo consumo di benzina, senza rinunciare al comfort, né alla sicurezza, né alle prestazioni. Il nostro prezioso pianeta è il titolo di un supplemento della rivista Time dell'ottobre 97. La Toyota, il gigante della produzione automobilistica mondiale, ha scelto questo prestigioso spazio per lanciare, con una pubblicità di ben 22 pagine, il nuovo concetto ecologico che sovrintende ad ogni fase della sua produzione automobilistica. Ammiccano al lettore l'auto elettrica e un prototipo di auto a idrogeno che emette solo acqua, ma soprattutto un nuovo modello appena commercializzato in Giappone a un prezzo di soli $4.000 in più di una Toyota tradizionale equivalente. È la Prius. Un motore a benzina di 58 cavalli è accoppiato a un motore elettrico di 41 cavalli che trae corrente da batterie di nuovo tipo ricaricate in frenata e in discesa. A velocità di crociera funziona solo il motore elettrico. In salita o in accelerazione entra in funzione anche il motore a scoppio. Risultato? Consumi più che dimezzati ed emissioni molto inferiori rispetto a un'auto tradizionale. I problemi di oggi dipendono da due fattori. Da una parte abbiamo una bassa efficienza energetica, quindi alte perdite nelle trasformazioni di energia. Dall'altra usiamo fonti energetiche fossili e atomiche che non solo presentano grandi perdite di trasformazione, ma contemporaneamente danneggiano anche la natura, perché sono fonti intrinsecamente dannose quando vengono usate. Ne consegue obbligatoriamente che sia per lo sviluppo economico sia per quello ecologico occorre una riduzione delle perdite di trasformazione. Ciò significa che in questo caso è l'ecologia la forma di economia più efficiente e più produttiva. E Verona, una riunione di verifica periodica tra i responsabili dell'operazione Bilanci di Giustizia che coinvolge 300 famiglie italiane. Partendo dalla consapevolezza che il nostro sviluppo non è più sostenibile ed è in contrasto con un dignitoso livello di vita delle popolazioni del resto del mondo, questi nuclei familiari hanno deciso di analizzare e rivedere i propri consumi rendendoli compatibili con i propri valori etici e con un modello sostenibile di sviluppo. Ideatore e animatore di questa iniziativa, insieme all'economista Alberto Castagnola, Don Gianni Fazzini, prete operaio. Quando l'economia uccide, bisogna cambiare l'economia, afferma. Insegnanti e vedere se c'è qualche sinergia da poter mettere in atto. Io voglio una macchina che consumi un terzo di quello che. E so che è possibile farla. E so che intanto le case automobilistiche non la fanno. E quindi credo che è importante una spinta della base, una spinta della gente, dei consumatori per arrivare a ottenere queste cose che altri impediscono, altri, i petrolieri non permettono di ottenere. Però ho anche chiaro che non basta l'efficienza. Allora bisogna probabilmente invertire rotta. Invertire rotta vuol dire chiaramente mettersi in alternativa, andare contro a questa economia. Con molta tranquillità, non si tratta di fare le guerre. Questa economia ha creato una dittatura sui nostri cervelli, ha creato un dominio pesante sul nostro modo di vivere. E questo dominio è a servizio di questa sua legge. Devo produrre, devo vendere sempre di più, quindi tu compra sempre di più. Noi diciamo che invece la strada è un'altra.
Obiettivo dei bilanci di giustizia è di modificare la struttura dei consumi correnti, cercando sistematicamente di spostarli verso prodotti, servizi e modi di vivere più ecologici e più solidali. Questa è la distribuzione media dei consumi di una famiglia tipo prima dell'adesione all'iniziativa dei bilanci di giustizia. Con una serie di misure che ogni gruppo familiare si impegna ad attuare, che vanno dal risparmio energetico a un uso più cosciente dell'auto e dei mezzi pubblici, a un diverso modo di alimentarsi, di vestirsi e di divertirsi, si è arrivati nel 96 a spostare in senso alternativo il 10% dei consumi diretti e a dedicare a investimenti etici un altro 10% del bilancio familiare. In totale, 1 miliardo e 200 milioni di lire. La Smile, l'auto che consuma 3 litri di benzina per 100 km, sviluppata dalla ditta svizzera Venco, finanziata da Greenpeace, sulla base della Twingo Renault. È la lampante dimostrazione che la drastica riduzione dei consumi non si scontra con dei limiti tecnologici, bensì con i limiti di una politica energetica che tollera lo spreco. La nostra non è una nuova automobile, è solo un'auto di serie modificata. Con questo abbiamo voluto dimostrare che già oggi ognuna delle auto che sono sulle strade, ogni auto di serie, potrebbe dimezzare la sua emissione di CO2 e il suo consumo di benzina, senza rinunciare al comfort, né alla sicurezza, né alle prestazioni. Il nostro prezioso pianeta è il titolo di un supplemento della rivista Time dell'ottobre 97. La Toyota, il gigante della produzione automobilistica mondiale, ha scelto questo prestigioso spazio per lanciare, con una pubblicità di ben 22 pagine, il nuovo concetto ecologico che sovrintende ad ogni fase della sua produzione automobilistica. Ammiccano al lettore l'auto elettrica e un prototipo di auto a idrogeno che emette solo acqua, ma soprattutto un nuovo modello appena commercializzato in Giappone a un prezzo di soli $4.000 in più di una Toyota tradizionale equivalente. È la Prius. Un motore a benzina di 58 cavalli è accoppiato a un motore elettrico di 41 cavalli che trae corrente da batterie di nuovo tipo ricaricate in frenata e in discesa. A velocità di crociera funziona solo il motore elettrico. In salita o in accelerazione entra in funzione anche il motore a scoppio. Risultato? Consumi più che dimezzati ed emissioni molto inferiori rispetto a un'auto tradizionale. I problemi di oggi dipendono da due fattori. Da una parte abbiamo una bassa efficienza energetica, quindi alte perdite nelle trasformazioni di energia. Dall'altra usiamo fonti energetiche fossili e atomiche che non solo presentano grandi perdite di trasformazione, ma contemporaneamente danneggiano anche la natura, perché sono fonti intrinsecamente dannose quando vengono usate. Ne consegue obbligatoriamente che sia per lo sviluppo economico sia per quello ecologico occorre una riduzione delle perdite di trasformazione. Ciò significa che in questo caso è l'ecologia la forma di economia più efficiente e più produttiva. E contemporaneamente occorrono fonti di energia le cui inevitabili perdite di trasformazione non siano dannose. E questo è possibile solo con fonti di energia prive di emissioni, cioè con l'energia solare nelle sue varie forme. Il Sole ogni anno fornisce alla Terra 15.000 volte più energia di quanta l'umanità ne sta consumando ora. Rispondente consumo di energia. Ci accorgiamo allora che calcolando pro capite, gli indiani o i cinesi sono più efficienti degli americani o degli europei. Noi consumiamo una quantità incredibile di tempo e di risorse per raggiungere ogni tipo di destinazione. Molti dei cosiddetti paesi in via di sviluppo hanno un consumo materiale pro capite molto inferiore al nostro. Il loro attuale modello di sviluppo tende idealmente a portarli al nostro livello. Sappiamo però che per ragioni ecologiche, paesi come la Cina o l'India non potranno raggiungere i nostri livelli di consumo senza danneggiare gravemente l'ecosfera. Per questo è fondamentale che le nazioni ricche dell'Occidente abbiano il coraggio di adottare, soprattutto in casa loro, un nuovo modello di sviluppo che impieghi molto meno risorse.
Solo quando il Nord riuscirà a svilupparsi secondo criteri ecologici, potrà diventare un modello e offrire soluzioni ai paesi del Sud che non sono disposti a rinunciare alla corsa al benessere che noi abbiamo innescato. Tocca a noi dimostrare che si può creare benessere, addirittura maggior benessere, con molto meno risorse. Per questo siamo noi i veri paesi in via di sviluppo. Questo modello, realizzato dal Deutsches Klimarechnungszentrum, mostra l'aumento nel corso degli ultimi 70 anni della concentrazione nell'atmosfera degli aerosol derivanti dalle emissioni di ossido di zolfo. È evidente come la maggior concentrazione corrisponda alle nazioni più industrializzate. Fino ad oggi i paesi più popolosi erano responsabili di una parte minima dell'inquinamento atmosferico. In futuro però, se non si cambia modello di sviluppo, proprio da loro verranno i maggiori pericoli per l'ecosistema mondiale. Un'evidenza che si scontra però con l'inerzia del sistema politico-economico e con il dominio dell'economia sulla politica. Harmut Grassel, direttore del programma per il clima mondiale, è uno dei responsabili della crescente presa di coscienza del superamento dei limiti ecologici. Seit etwa einem Jahr haben die Wissenschaftler an alle... Se l'uomo stia influenzando il clima globale, è una domanda a cui circa un anno fa gli scienziati hanno dato una risposta a tutti i governi. Gli scienziati hanno detto che nelle osservazioni meteorologiche già ora sono riconoscibili le impronte digitali dell'uomo. Hanno però anche detto che sappiamo solo di avere un'influenza sul clima, ma che non possiamo dire se il riscaldamento che osserviamo sia causato completamente dall'uomo oppure solo in parte. Questo modello presenta l'evoluzione della temperatura a livello mondiale negli ultimi 100 anni. Se fino agli anni 20 la leggera fluttuazione